Buonasera, bentrovati carissimi avventurieri fantasy. Buonasera Buonasera. Pietro. Mi sa che la risposta alla tua domanda è che ho sbagliato a caricare il Ah, ok. party. Sì. Ho caricato la Ah, mia ok. partita privata. Buonasera a tutti. Qui ci sono Ah. dei problemi tecnici, chiaramente non Ti voluti, dirò ma sempre molto comunque, simpatici. facendomi caricare la tua privata, non mi faceva scegliere tra i tuoi personaggi, ma mi faceva creare un Eccomi, personaggio. infatti l'ho fatto apposta per vedere E come questa è la funziona. risposta. La Esatto, risposta è perché chiaramente alla domanda che se qualcuno volesse unirsi col cavolo al che party, prende il ecco, posto, esatto. non prende il posto di qualcun altro, farà il suo personaggio. Esatto, infatti io l'ho chiaramente palesemente fatto apposta, poi ho fatto finta di aver sbagliato. Sì, Ciao Taglia, ok. buonasera. No, No, non è che è no, qui sbagliato, non non è si che abbiamo sbaglia mai, sbagliato, qui. no. Cioè, Ok. Ah, ora non ok. c'è neanche bisogno che ti invito perché già giustamente hai accettato l'altro invito. Bene. Sì? Sì, credo Ah, che ci sei, è no? vero, sono qui, Questo è guardami. buono. Ci sono. Ah, quindi tu accetti un invito a E caso? io carico il Tu salvataggio che mi guarda. pare e tu comunque rimani in partita. Bello. Allora, io ci tengo a sottolineare questa cosa perché poi qualcuno potrebbe pensare Male. di usarla anche. Non funziona se chiedi un appuntamento con una qualcuna. Se accetta l'invito, una, poi devi uscire con lei, non è che puoi uscire con un'altra perché quella ha accettato l'invito. Eh no, no, non va Cioè, bene così. No. non funziona così perché so che Giorgio sul tuo canale ha provato a fare questa cosa, ma Giorgio è un brutto in realtà elemento non funziona. da un pessimo esempio a tutti i Ecco. nostri cari spettatori, quindi non Allora. seguite Ecco. l'esempio di Giorgio. Allora, intanto direi di andare a parlare Sì, con con la la tizia tizia, gli no? abbiamo salvato il marito, Che no? abbiamo salvato il marito. Se non erro, che stava qua sotto. Poi io ogni volta devo un attimo riconnettermi al personaggio perché ce ne sono due completamente diversi. Eh sì, anche io, anche perché poi questa parte dall'altra parte ancora non l'ho vista. Devo dire che ci sono delle zone in cui è veramente difficile. Che cos'era quel tiro? Ma qui è? Eccola! Con lui o con lei dobbiamo parlare? Con lei? Ah, non lo so, io ho cliccato su di lei, ma. Ok, dialogo. Inquietata. Inquietata. Ok. No, come di mandarlo indietro? Ma lui è assolutamente incapace. Esatto. Io sono per la prima, non so. Allora, aspetta, cos'è che dice? Cioè, non mi sembrava una persona in grado di. Sì, anche No. io sono d'accordo alla prima. Ah, niente, lei è proprio stacanoista. Cioè, la schiavista, anzi. Ecco, infatti, cosa ci fate qua giù? Guarda, mi leggi il pensiero. Ah, tutti che hanno un negozio a Baldur's Gate. Vabbè, comunque Perché ci siamo. non Può curare qualsiasi cosa? Ah. Anche esagerata. l'amnesia? Probably, but Balin in his right mind wasn't worth half a half of Noblestalk. I know him better than anyone. Got the scars to prove it. Ok. Ma sono scuro io comunque, mamma mia. That old idiot. Ah, ricompensa. Cos'è? Infliggi un dado. Sono dei guanti che infliggono un dado da 4 extra con gli attacchi con armi da lancio e armi improvvisate. Beh, forse Karlak A sto potrebbe. punto Vero? Karlak ripara, Karlak E sostituisce, Karlak hai i lancia le sedie, braccialetti giustamente. della difesa lei. Non lo so, io però te lo mando, poi scegli tu cosa farne. Bello? Beh, mi sembra carino. Così sei anche incentivato a usare l'ambiente come arma, tipo se Sono molto c'hai delle tentato perché il problema è che però sedie, se gli metto oppure tipo. questa passa a 13 di classe armatura. Ah, giusto, 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 è vero. Oddio, È dovrei vero. rimettere. Perché adesso ha la veste bramasangue. Sì. Quando un nemico ti infligge danni, ottieni collera che le dà un più uno ai danni con le armi in mischia. Ok.
Altrimenti io devo mettere l'abbraccio di quercia che le porta la classe armatura a 14 invece che a 15. Però puoi tenere Sì. i guanti. Quello sceglilo tu. Comunque possiamo, in questo modo possiamo imitare i barbari del video che ci ha fatto vedere oggi Roma Rocky. Non so Sì, se l'hai questo è visto. vero, eh? L'hai visto? Mamma mia, Era troppo fantastico, bello. bellissimo. Vabbè, Allora, che cerchiamo di facciamo? avere. Gli rimetto i guanti perché è anche proprio. Ti dà soddisfazione prendere la gente e lanciarla via. Sì, Allora. indubbiamente. Che facciamo? Noi abbiamo, dunque, a sud c'è la porta. Ah no, aspetta, non dovevamo fare una quest per il capo qui? Che Sì. era Allora. uccidere i due Erger, vero? Era uccidere, sconfiggere, sì, Ah, ok, dobbiamo andare allora. i Sono quelli lì. Duergar. Sono quelli lì al porto. Esatto, la Giusto? spiaggia. Facciamo Sì, esatto. Quindi andiamo un direttamente alla viaggio, vuoi spiaggia? salvare? Prima facciamo un viaggio Sì, veloce. salverei. Ok, quindi direi che questa missione ci piace. Oh, stranamente non ha cliccato su di te, ma ha cliccato Ah, sulla mappa. stranissima questa cosa. Questa cosa mi preoccupa. Ora penso che ci attacchino direttamente, no? Tu dici? Perché vedo. Infatti, immaginavo. Perché vedono che abbiamo il compagno, no? Dio, Beh, sai. potevamo prenderli di sorpresa. No, non credo, vero? Sono talmente tanti. Dai, botte subito. Bello, mi Sì, piace. no, non Allora. credo che si possano prendere di Mi sorpresa. sa di no. Botte subito. Allora, io direi di fare un attacco di opportunità. Scusa, un attacco furtivo a sto tizio qua. Attacco furtivo a lui. Basta. Scusa una cosa, ma il ladro quando è che prenderà il secondo attacco? Mai. Mai. Quindi è per questo che volevo multiclassarlo con Ranger. Perché il Ranger invece sì, prende il secondo attacco al quinto. Il Ranger dovrebbe Vero? prenderlo al secondo attacco, sì, al quinto Quindi secondo livello. me io mo Astarion. Credo che sia il quinto livello di Ranger, dovresti Esatto, il fargli mo fare 5 Astarion io kg di me lo respecco. Gli danno. Ok. metto. No, però aspetta, non voglio però mettergli tutti e 5 i livelli di Ranger subito. Sarebbe da mettergliene 3 almeno per fargli prendere la subclasse, che è Assassino, che è ottima. E quindi 3 Sì. livelli di Ladro Confermo. e poi subito dopo 5 di Ranger. Potrebbe Sì, essere secondo me sì. un'idea. O Ok. gliele alterni, sì. Sì, no. Una e una in maniera che poi vai avanti di pari Ah, passo, giusto, no? certo. Ah, bella idea, Perché vero? comunque anche il ladro ti dà l'attacco furtivo, ti dà una serie di Sì, robe sì. Ok, che effettivamente allora vale la poi quando pena. ci abbiamo un attimo andiamo a rispeccare. Ci arrivo laggiù? Ok. No, non ci arrivo laggiù. Ma io non lo so. Poi mi devo vedere Carla che se vogliamo ottenere lei nel party, se farle prendere anche dei livelli di druido. Ah, dai, bella idea. Capirai, il guerriero si multiclassa con. Cioè anche non so. Con le fettine panate, penso. Sì, no, il Il guerriero guerriero è. è fatta apposta, praticamente è una Sì. classe apposta. Cioè. Allora, vediamo. Perché hai quella cosa sulla testa, quella sorta di X verde? Cos'è? Quella X verde, preda del marchio del cacciatore. Allora, Ah, vediamo. ok, Io per salire da sopra ti hanno marchiato. devo per forza fare così. Com'è che devo fare per sbattere i tacchi? Ah, così. Ah, stasera, visto che tu domani lavori, dimmi tu quando vuoi, quando devi staccare. Sì. Ah, ma qua ci sono anche qua sotto, non l'avevo visto. Oh, sì, vero. Qui una bella palla di fuoco sarebbe stata carina. Vabbè, ormai stai lì, Vabbè, dai. io vado di sopra.
No, perché ormai ho usato l'azione. Ah, ok. Ah, mi sa che poi, tra l'altro, questo è il capo, eh. Quale? Quello sotto? Quello a sinistra. No, no, quello sopra, accanto a te, quello Questo Jack qua, Cole, sì. quello è il capo, mi sa. Credo anche io. Quindi alla fine non è male concentrarsi su di lui. Non ce l'ho la palla di fuoco. Perché ho usato tutti gli incantesimi di terzo livello la volta scorsa. Ah, ok, dovevamo. Dovevamo riposare. Ok, vabbè, dai, proviamoci lo stesso. Allora, vabbè, io vado avanti, vado su di lui e Ui! via. Eccolo. Che botta, gli hai dimezzato la vita. Oddio, mi ha fatto ingrandire. Bellissimo. Oh, a lui facciamo attaccare questi qui. Aia! Quello è un chierico. Vabbè, questi sono stupidissimi. O quello magari no. Quindi il capo, eh? Secondo te è meglio. Sì, giustamente, meglio uccidere il capo Ma che allora, quello magari intanto uccidere. ammazzalo, visto che lei ha cominciato ad attaccare. Ah, quello in fondo, certo. No, no, sì, anche perché questo qua mi sa che non è. Costo di movimento raddoppiato. Ok. Virtuosismo. Me ne vado pure. Camminando. Va bene. Guarda, ti conviene la prossima volta fare il contrario. Ecco. Cioè? Cioè, attaccare, spostarti in maniera che non hai l'attacco di opportunità. Ma neanche adesso ce l'avevo. Sì, però adesso avevi il tizio in mischia. Quello ti dà svantaggio su Ah, tiri per ok. colpire a distanza. Quindi ti Ah, conviene certo. spostarti. Per quello È ti vero, dico, hai ragione. attacchi in mischia quello, ti sposti e puoi attaccare a distanza l'altro. Certo. Vabbè, me lo prendo l'attacco, eh. Tanto Mi so. sa che No, io sbagliato, muoio. sbagliato, sbagliato. Non volevo passare. Cazzo. Si sta accanendo su di me. E non volevo passare. Ma vaffanculo, eh. Allora, frenesia. Ok. Uno. Due E basta. Ah e basta. no, il 3 sull'altro magari. Non posso lanciarlo. Ah no, aspetta, vediamo se magari mi fa spostare. Beh, il bersaglio è troppo lontano. Ok, niente, non ci arrivo perché in mezzo c'è la roba del silenzio che non mi fa. Ah, ok. Oh, non me ne fa beccare uno. Com'è sta storia? Niente, ho finito lo spazio. Ma qua per esempio Dispel Magic potrebbe togliere l'area di Ah, ma no, secondo me silenzio. non me lo può fare. Non lo so. Poi esiste Bisognerebbe, Dispel Magic? secondo me, dovremmo arrivare al livello Ah, sufficiente per ok. castarlo, per saperlo, Sono. perché dipende se l'ha messo o no. Ok. L'incantesimo esiste, Ma di che livello è? però Tipo. non mi ricordo, mi sembra quinto, ma Quarto o non ci quinto? mettevano su poco, sì. Allora, sto vedendo che cosa mi fa castare, ma io sono. Allora, sono cieco per 10 turni, quindi Vero. secondo me può essere che non mi faccia castare. Allora. Hai la gittata ridotta a 3 metri, ecco, è quello il problema. È quello il fatto. Vediamo.
Che cosa posso fare? Lancio benedizione, anche quello. No, non è uno spreco. E niente. Non faccio nulla. Vabbè. Termina turno. Lì comunque, essendo silenziato, tu non riesci a lanciare incantesimi. No, no, incantesimi no, volevo semplicemente avvicinarmi prima, ma ho sbagliato, ho passato. Niam! Che buono. Aia. Aspetta E che cazzo? che vengo, cerco di curarti. Mi metto qui, anche se mi prendo attacchi di opportunità, ma tanto questi sono stupidi. Sono stupidi, no? Quelli lì No, forse quelli sì, ma... piccoli Infatti sotto, sì. volevo andare su con Karlak a far fuori... Allora, questo che credo sia un chierico e sta mantenendo la concentrazione sul silenzio, che rompe il cazzo. Wow. Bella botta. E poi Sì, dopo infatti intanto volevo salire, sull'altro. così ho più... Hai più libertà anche di manovra. Sì. Prima che sei stupido, prendo attacco d'opportunità. Bravissimo. Ok. Sì, si sta concentrando per il silenzio. Ce l'ha fatta, eh? È riuscito, ce l'ha fatta, tira salvezza. Pronto. Che bello, è tutto implementato così bene, guarda. Ma Allora, vediamo. sai che figata lavorare come programmatore per i ladri? Porca, è il mamma sogno mia, della vita. no, niente. Cioè, vado talmente poco lontano con gli incantesimi che non Eh sì. sono completamente inutile. Allora, vediamo. Però posso fare questo, vediamo se questo me lo fa fare. Ecco. No, non ci arrivo. Niente, non posso fare nulla. Si è incazzato. Ah, qui è un barbaro. È un po' pippa tu, eh. Urca! Ma si è fatto male anche lui, però. Eh sì, ha perso la concentrazione. Che scemo. Vabbè. ti conviene aiutare giù a Starion, che non è... Non so se Easy. c'è No, una pozione di cura, un non ce l'ha. curino. Certo, antidoto. Ok, l'antidoto. Madonna, ma qua però se sbagli di un millimetro clicchi su un'altra cosa completamente diversa. Beh, Sì. mo lo curo, Stadium. Oh, mi ha buttato di sotto. Ma no, che Ok. stronzo. Ok, allora. Uno. Va bene, mi prendo l'attacco di opportunità. Ah no, questo l'ho già Ce l'abbiamo usato, fatta a uccidere uso qualcuno, questo. Bronzo. Ah no, aspetta, anzi. Lanci racconto. No, troppo pesante. Che palle. provato a prenderlo. Volevo tirare giù lui.
Vediamo se ci arrivo. No, c'è. Oh, ci arrivo. Palle, lasciatemi stare. Ah già, io sono appena, mi sono appena ripreso. Ciao ciao. Ma che stronzo questo, ma che stronzo, Guarda te. ma vaffanculo. Ma che cazzo, quindi stronzo? Mannaggia. Oh, mi ha Allora. fatto rosicare. Mannaggia. Ah, io posso rianimare i morti qui, eh? Attenzione. Sì. Ah. Un Duergar Chi è di che spore. resta? No, che ha fatto? Ma Vabbè, dai, gli hai fatto 3 punti danno, dai, non è male. sì, stavo cercando di lanciare il raggio rovente, avrei Sì, fatto è 25 qui danni come clicchi a sbagli. Sardo, ma va bene, vediamo, provo a spingerlo. Come clicchi sbagli, guarda. No, ovviamente. Lui ovviamente si è incazzato. Karlach è in difficoltà, mi sembra di 9, no? Sei più in difficoltà tu sotto? Non è in Perché risorse difficoltà in, mai. per, Per perché risorse non sufficienti? far che cosa? Perché Per sei, tu sei attaccare? caduto da là? Può No. essere Ah, che ti perché mi sei sono ripreso. Mi sono rialzato? ripreso adesso. Sì. Sì. Vero, vero. Ma davvero? Cioè, tu davvero hai fatto questa cosa? Ma quel paese tutti quanti, va. Mamma mia. Ok. Che fatica. Allora, qua ci sono solo armi stupide. Ma io non le sto Niente nemmeno a prendere perché di che. mi No, portano no. via peso e spazio. Oh, qua queste però sì. Sì, il capo Allora, immagino che l'ascia, abbia qualcosa di serio. la collana di bronzo, l'elio trova bene, anche le provviste, l'antidoto. Ecco, allora. Ha una bella ascia dello sterminatore, Bella. l'agello dei parassiti, fa Il fratello di Dio. un di 12 danni più un di 6 da fuoco. Aspetta, un'ascia? Quindi Un'ascia. è E per gliela darei a Karlach. Karlach, che per Karlach secondo Oddio, me però la cosa che adesso fa un riflette. di 4 più 4, un di 10 più 4. Questa non sì, Più un di allora 6 di questa fulmine. Minchia. Ah, però certo. quella fa un di 10 più 4 più un di 6, questa fa un di 12 più 3 Minchia. più un di 6, cioè nel senso che dovrebbe far più male questa qui che ho messo Però adesso. il fuoco è condizionato ai vegetali, insetti e creature di taglia piccola, mentre il fulmine Quindi no, il stai fulmine nel. sempre. Ah, solo a quelli? Fregatura. E c'è scritto sotto, sì. Sembrerebbe, poi. Vabbè, poi semmai vediamo se la provo o non la provo. Sembrerebbe di sì. Ok. E vediamo. Poi ho trovato anche Poi c'è l'Urgan qui sopra. Tocco la pergamena tocco del vampiro. del vampiro. Qui ci sono delle pergamene. Una di aiuto la prendo io. Parlare con i morti te la passo a te. E poi ci sono dei funghi e Ok. altre stronzatine varie. Niente di che. Va bene. Collana di bronzo anche. Ok. Oh, ma questa. Scusami, questa barca qui tu l'avevi vista? Guarda, Quale barca? te la sto segnalando. C'è una barca No. cliccabile. No, non l'avevo vista. Ma non è Ma che è tipo che si può andare avanti nell'Underdark? allora, io fossi in te, prima salverei, Io andrei a fare un salvo. riposo lungo e poi possiamo provare.
Scusa, allora, perché non andiamo prima dal capo a dirgli che abbiamo ucciso i... Ok, ci sta. Ne Perché almeno in caso se ci devi... avevamo due di queste per uccidere questi. Una era col capo e l'altra era con la tizia a Ah, cui questi giusto. stavano dando la caccia. Quindi, Ma quel... no, non Giusto, è giusto. inventario, è mappa. Oh. Ah, ecco la tizia. Allora, io parlo con la tizia perché è stupidina, tu parla con quello grande dopo. Sto parlando I'm con la tizia. coming Rinfresca along, just not fast enough. è sempre qua sopra, Any ok. word on what Rinfresca la mia people? memoria. Cosa dovevi fare? In che Like I senso? said, save my Beh, ma l'abbiamo team. uccisi. And if you... Eccolo. I'm almost sorry to hear it. I hope to have... There's plenty more guard in my people, but I'd say you've made a fine start. Vabbè. Va bene. Ma incazzata è lei. Don't know. Longer than I'd like, but a slow recovery still a recovery. Va bene, a posto. Ok, quindi parlo con Vadi, il vadi. Sì, che sovrano tu tipo. sei più intelligente. It greets you with a harrowing elegy, cheerless as the new moon. The music shifts, still melancholic, but now streaked with È hope. carino questa cosa che parlano per musica. Beh. Oh, siamo portatori di pace. Meno male. Siamo caschi blu dell'ONU. Fragrant spores waft through the air. Your heart swells with bliss with your every breath. Ecco, bravo, dacci qualche bel oggetto magico. Ah, la famosa porta. Quella che sta qui sotto all'albero, Eh sì. In your mind's eye, Spore shows you a drow striding among Myconid dead. Okay. This one is called. He hunted us. Hunt him in turn. Ok. Bring me his head, and I will know my circle is safe. This near sounds like bad news. Guess we could lend a hand, Sì, right? tranquilla, è quello che vogliamo fare. Consideralo fatto, direi. Ah, va bene, ci sarà. I ask a boon, and Ah, ok, look for dai. one in return. The drow lurks in the ruins beyond the lake. Rovine oltre il lago. Bring him Ah, quindi dobbiamo this prendere la barca, vedi? and return. Ottimo. Dobbiamo prendere la barca. Tu Ottimo, ottimo. pensa che potevamo farlo, no? Senza, se, come dire, senza nemmeno avere l'indicazione, poi magari non ci pagava. Io però farei un riposo lungo prima Sì. perché ho bisogno di recuperare incantesimi. Senti, domanda, nelle tue peripezie in single player, sempre in qui, in questa zona dell'Underdark, per caso ti sei No, imbattuto in io qualcosa di... non sono ancora arrivato qui col Non... single player, No? Ok, quindi quindi ok. Vabbè, no, ti dico, ci sarebbe da esplorare ancora un pochino, ecco. Ah, ok, sì. No, ma su quello non avevo dubbi. Ho una bella dormitina. Fatto lo Eccoci qua. stesso verso. Ho Cosa? fatto lo stesso verso. Vediamo un attimo se riesco a fare questa cosa. Dov'era il tizio per respeccare? Ah, ok, allora torno all'accampamento. O no? O lo faccio No, in un no, no, altro va bene. momento? Sì. No, vabbè, dai, facciamolo assieme, voglio dire. Ecco. Allora, Il problema è che dov'è non riesco che a trovare il tizio. è? Vendicare Perché i... Cos'è vendicare il circolo? In che senso? qua, come disse Locke al Ah. contadino. Ah, dialogo. Chiuma is a
Ah, è vero, perché lui stava aspettando una nostra... Oddio! Cosa? Ma scusami, Spawn non è quell'altro grosso che c'è da... Sì, ma sì. Che sta scherzando? allora, io intanto di dire la prima. Sì. Vabbè, ma mica è colpa sua, credo, no? Questo secondo me è qualcosa non da, mi piace, da Chaotic Evil. Sì, anche perché comunque me... l'altro sovrano non è che si è nascosto perché c'aveva paura, perché cioè per proteggere tutti. Così, così mi sembra, poi. No, quindi io farei la 3, non so, Sì, anche io. Vado, Its delicate harmonies turn to scrapes and scratches. Cioè, ma così al nostro accampamento viene a far casino. Ah, ora ci attacca lui? Così al nostro oh mio Dio, che figata! Ma vaffanculo, va. Cioè, tu vieni a casa mia a rompere i coglioni? Mamma mia. Ah, ma c'è anche Alsin. Sì, c'è il piccolino. Che è Alsin? È il druido. E quindi? Allora, Karlach dov'è? Dov'è che sta questo qui? Qui. Ah, eccolo là. Allora, io farei ta. Cos'è questo, Battery Tack, sì. Non pensavo si potesse attaccare all'accampamento. È una piacevole scoperta questa. Sì. Pensavo fosse una zona franca proprio in generale. Anche io pensavo, sinceramente, perché finora, insomma, è questo che ha un sì, po'... sembrava sì. Chi sono? Sono io? No. Spero di beccarti. Mamma, che botta! Mannaggia, non ci arrivo. Allora, vediamo, qui non c'ha un qualcosa che mi permette... No, ovviamente. Niente. Ma chi era? Ma è Alsin! L'ho detto. No, io avevo capito che lo potevamo controllare. No, però invece no, è autonomo. Ciccio, mi dispiace per te, ma... No, anzi, no, non mi dispiace per niente per te. No, vabbè, un anello di bronzo, soldi. Là non c'è niente. Tu guarda sto stronzo. Bocatura, lo do a te. Blocca persone. Io ce l'ho, quindi lo do a te. Ah, ma l'hai lottato prima. Eh? Che avessi. Ma l'hai lottato tu? Lo sto lottando adesso. Ah, ok. Perché Blutto. Io prima ci ho cliccato sopra, ma ha detto che non c'era niente. Forse hai cliccato sull'altro. Quello piccolino no, accanto. Sull'altro. Quello piccolino mi ha dato tipo 15 soldi. Ah, e... boh, io adesso l'ho.
ho finito di lottare. È un anello strano. Stupido, eh. Quindi, ma quindi ora dobbiamo andare anche dall'altro a dirgli che questo qui Io lo farei, cospirava, sai, diciamo, per mettere le cose in chiaro. Gli direi guarda che amico di là è successo questo, ma non è per niente, ma sai che attenzione. Mi sa che quello per rispeccare non c'è qui, è qua, ah c'è? Sì sì, no, com'è? Perché non me lo segno. Ah, eccolo, thank you. No, magari ci vai col personaggio giusto, Darcio, sarebbe carino, eh? No, poi vorrei capire quanto costa, perché se costa troppo non lo so, eh. Vabbè, valuta tu, cioè nel senso, alla fine i soldi credo che ce l'abbiamo, no? Cambiare la mia classe 100. Beh, vai 100. Cambiare la tua di classe. Ah, mia. Però ci vai con Astarion, ok. 100, no, 100 lo si può fare, perché secondo me Rogue Ranger è carina come cosa. Farei quindi fino al quinto di Ranger e poi tutto Rogue. Ma io ti direi prendile almeno tre classi di Rogue iniziali. Sì, prendo tre classi di Rogue per fare la sottoclasse, okay. E poi fino al 5 di Ranger. Ok, sì, okay. Sì. Le fai fino al 5 di Ranger e poi torni a fare il Rogue. Esatto. Almeno prendi il secondo attacco. Poi livello 2. Ok. Guarda, io approfitto intanto e mi assento un secondo. Sì, sì, livello 3. Allora, i trucchetti avevo scelto l'altra volta, se non erro. Interdizione dalle lame. E luce no, luci danzanti no, amicizia, raggio di gel è carino, o spruzzo velenoso, perché sono trucchetti giustamente, no, però non voglio questo, porca miseria, stavo per sbagliare completamente, volevo l'assassino io, l'ho scelto apposta, perfetto, con grande dash. E poi invece questo aggiungi classe Ranger. Oh, nemico prescelto. Allora il Ranger lo posso fare ogni competenza ottieni competenza in indagare, le creature che colpisci col colpo intrappolante subiscono svantaggio. Caccia legature provenienti da altri piani di esistenza, spezza magie. Cavaliere Ranger. O persecutore con... Oddio, non lo so sinceramente. Allora, la prima cos'è che fa da indagare? Allora, la prima da indagare... Allora. E poi ammaestratore. Il secondo dà protezione dal bene e dal male, è sempre famiglio. Il terzo colpo accurato, che non è male. Però cioè, credo che ti costa un'azione lanciare sì, è vero. Colpo accurato. Quindi va bene, sì, che poi è il colpo che colpisci sicuro, però ci metti due turni. Sì. Ah, competenza nelle armature pesanti. Io lo però, sconsiglio questo. No, però un ladro no, poi... ladro no, non c'ha senso. Cioè, le armature pesanti gli danno anche svantaggio. No, però è un trucchetto. Vabbè, sì, è giustamente un trucchetto. Però questo io potrei farlo anche cioè, se io alla fine di un turno non riesco a fare nulla, posso fare il trucchetto così al turno dopo... Allora, teoricamente se puoi fare il trucchetto puoi attaccare. Sì, no, stavo pensando magari sono troppo lontano, cose del genere. No, allora è utile, perché poi sicuramente è utile, cioè nel senso il fatto stesso di avere un incantesimo che ti dà la certezza praticamente di colpire. Certo. È chiaro che è utile. Se no, però... faccio cacciatore di taglie e vaffanculo, cioè, allora, ho competenza in indagare. Allora,
Le creature che colpisci con colpo intrappolante in mischia a distanza subiscono svantaggio ai loro tiri di salvezza. Beh, questa non è male Sì. come cosa, cioè nel senso, perché poi i tiri di salvezza sono anche sulle reazioni per gli attacchi speciali. Certo. Mentre poi Quindi secondo me non è male. esploratore. Ah, ok, resistenza al freddo, al fuoco o al veleno. Oppure competenza nella rapidità di mano o nell'ammaestrare le bestie. Io direi o una di queste tre, freddo, fuoco e veleno. Bisognerebbe Sì, anche capire quale. secondo Forse il veleno è quello un po' più subdolo. Non lo so. me. Allora, per ora quello che abbiamo incontrato più spesso, Sì. effettivamente. Caratteristiche. Ma io non ho selezionato le. Tre dadi default. Ma non le ho personalizzate. Mo non mi ricordo che quale avevo. Come le avevo messe prima. No, Ce li hai sotto, abilità, guarda, vai giù, no, indagare scusami, sopravvivenza. intendevo le caratteristiche base. Non le ho cambiate io al primo livello del ladro. Non mi ricordo se le avevo cambiate nella precedente run o no. Forse no. Allora. Non lo so, perché il primo livello non credo che te le faccia selezionare, perché è pregenerato. Ah, è vero, è Astarion, certo, giusto, hai ragione. Allora, atletica. Natura. Addestrare animali, intuizione o sopravvivenza non è male, eh? Oppure anche intuizione. Allora, sopravvivenza. Quanto ha di saggezza lui? Vabbè, Lui ha 13. 13 ci può stare, dai. Beh, anche Allora, intuizione però, eh. sì, anche intuizione non è male. Sopravvivenza ho visto che andando in giro fa spesso i tiri, ma di solito è per scoprire tipo loot nascosti, queste cose qua, da Sì. quello che ho visto io. Non l'ho vista utilizzare per altre cose. Però decifra persone e situazioni e in realtà non è mai lui che parla con Intuizione, le sì. persone, capito? Non lo so se glielo fa fare lo stesso il tiro. Ah, oddio, tu dici, boh, io propenderei per sopravvivenza perché c'è un ranger, sai, Va vai bene, in sì, giro, ci ci sta. sta. Vai. Poi. Di nuovo Ranger. Ah, vedi che è forte. Bello. Di nuovo Ranger. Incantesimi. Che palle. Amicizia con gli animali. Cura ferite. Colpo intrappolante. Nuve di nebbia. Bacche benefiche. Raffica di spine. Ma che belle queste. Non le ho mai viste. Marchio del cacciatore. Salto potenziato. Passo veloce. E parlare con gli animali. Allora, guardami un attimo, marchio del cacciatore. È il penultimo sulla lista, sulla prima fila. Perché questo dovrebbe essere grosso, perché ti aggiunge un D6 Ah, extra perché mi ogni volta marchi che la attacchi un la bersaglio. preda. Ah, È un cazzo. incantesimo che lanci come bonus, quindi puoi lanciarlo e puoi fare Minchia, l'attacco. questo è fighissimo. Cioè, gli faccio un E D6. oltretutto, tu quando casti questo incantesimo su uno e lo uccidi, poi dopo puoi spostarlo. C'hai la barretta a parte apposta con questo incantesimo che puoi selezionarlo e assegnarlo a un altro, perché non lo devi Sì, è. castare un'altra volta. Se il bersaglio muore prima che questo incantesimo termini, puoi marchiare una nuova creatura senza spendere uno slot incantesimo. Bellissimo. Questo secondo me Bellissimo. è proprio perfetto. E Poi, poi l'altro. allora, vediamo. Ho uno di cura che tanto bacche benefiche ci può servire se non abbiamo. Penso, fammelo vedere perché non so se dura. Sì, Evoca delle bacche. praticamente ha gli effetti di un riposo lungo. È quello il punto. Cioè, nel senso che se ci troviamo all'accampamento e non ci sono sufficienti razioni, tu puoi utilizzare questo incantesimo. No, no, Ma semplicemente ti cura e che ce basta. ne abbiamo? No, guardi sotto l'effetto, le bacche scompaiono quando effettui un riposo lungo. Aspetta,
Dovrebbe però dare anche quello Non, di no, non effetto. credo, non credo. No, è semplicemente una cura questa. Ah, allora l'hanno un po' cambiato, evidentemente. Perché teoricamente ti sfama anche, ti dà anche, ti vale Sì. come razione Ah, per tutto no, il quello giorno. non saprei, Sì, sinceramente. no, intendo dire che quello è l'effetto di solito più Ah, ok. importante, ecco. Non lo so se l'hanno tolto, ecco. Allora. Colpo intrappolante. Oddio, intrappolante anche, però, boh, non lo so. Tu dici una guarigione e via? Allora, a parte che qua tu in realtà considera che tu, cioè lui poi se li deve preparare gli incantesimi, perché io non leggo tutto sopra perché è coperto. Scegli gli incantesimi che conosci dalla lista. Gli incantesimi richiedono slot incantesimi per essere lanciati. Vabbè, questi sono classici incantesimi. Che tu questi conoscerai soltanto questi o sono incantesimi che Che prepari e scegli conosci, tutti? quindi sì, conoscerò Ah, ok. solo Ciao questi. Romarocchi. Ehi, Romarocchi, buonasera. Muro di nebbia o bacche, consiglia Romarocchi. Sì, Io muro di non. nebbia, devo dire che è carino. Perché poi ci sta che un ladro ranger abbia un qualcosa per Allora, con muro di sviarti, nebbia no? probabilmente poi ti ci puoi anche nascondere. Questo è un vantaggio, Anche, certo. effettivamente. Con la cunning action del Perché le ladro. cure, sinceramente, tanto c'è il chierico che Sì, fa c'è il praticamente solo chierico. quello. Ok, dai. Poi, stile di combattimento, tiro con l'arco, difesa, duellare, combattere con. Ovviamente tiro con l'arco, perché Guarda, lo sto facendo apposta per. ok, ah, va bene, perché anche combattere con due armi ci poteva pure stare. Quando effetti un tiro per colpire con la tua arma secondaria puoi aggiungere il tuo modificatore di caratteristiche. Ok. Questa è importante, in effetti. Cioè nel senso che allora, combattere con due armi, fai l'attacco con due armi, magari leggere. Che Sì. fanno un D6 e un D6. E la caratteristica che Se aggiungo è la lo fai destrezza. Quindi ranged, sì, con le armi aggiungo ai leggere, sì. danni più 3. Sì. Minchia. Non è male, No, non è eh. Anche male perché per io quello comunque che dici. spesso Oddio, vado di non lo corpo a so, se, corpo. fammi vedere un attimo se la caratteristica che si aggiunge. È la destrezza. Ce l'ho un'arma leggera qua. Ecco. Beh, sì, dipende poi dall'arma, Sì, ovviamente. è la destrezza. Perché adesso ho provato a mettere un pugnale al mago e fa un D4 più 2. Quindi assolutamente sì. Dai, ci piace, ci piace. Anche perché il tiro con l'arco semplicemente mi dà più 2 tiri per colpire, secondo me è un po' meno incisivo rispetto proprio al danno in più. Va bene. Sì, cioè infatti l'idea era proprio di valutarla perché. Ok, fatto. Giusto, perché sono 3 più 2. Ok. Bello, Astarion, adesso sei Allora. tutto nuovo. Guarda che bello con i suoi trucchettini, marchio del cacciatore, nube di nebbia e cose varie. Va bene. Scusate per Allora, l'attesa, sono io. però era carina come cosa da fare. Allora, io do aiuto a tutti. Ok. Tranne che a me. Tranne che a te, mannaggia a me. Perché pensavo che Io stando sto. nella. No, No, perché chiaramente pensavo che stando io. nell'accampamento facesse. No. Che palle. Vabbè. Credo che sia Vabbè che meglio tanto c'è farlo quando anche usciamo io. Garlak che. No, dovevamo dormire in realtà perché abbiamo appena combattuto. Va bene. Ok. Che dici? Infatti, guarda, concludi la giornata, ci sta. No, però concludi la giornata vuol dire che concludiamo e torniamo all'accampamento, quindi dobbiamo dormire ancora, no? Ok. Concludi la giornata, prepara i letti e si mettono il pigiama. Ecco, questo è proprio. Romarocchi, come stai? Come va? Ti hanno fatto lavorare tanto? Ti ho fatto lavorare tanto, eh. Ok. Ora aspettate, aspettate che faccio aiuto, ma che siamo tutti Ok. qua. Perfetto. Ok, pronti? Lasciamo l'accampamento. Ok.
Ah, siamo qua. Allora, ecco, parliamo con lui subito per dirgli magari sì, quella cosa dell'altro tizio. Che okay. Fai? No, lanciavo benedizione, ma... Ah. Ci parliamo subito. C'hai una cadenza, no? Ecco. Stava tramando per... Your throat tightens, then relaxes. The air is serene, your mind untroubled. The songs we sing now carry your spirit. Ah, oh, gli stiamo risolvendo un sacco di problemi, Secondo me questo me la dà prima della fine della... Secondo me questo prima della... Della fine me la dà. La spora. Sì. Sto bene, però questa notte l'ho troppo dormito male, dormire, quindi ho dormito male. Guarda, succede quando uno è troppo stanco veramente. Succede alle 5 anche... ero già sveglio, ma questo ha causato un effetto a catena e hai dormito nel pomeriggio. Guarda, mi dispiace. Cerca di recuperare, mo. Ti capisco, perché purtroppo... io quando non dormo la notte sono completamente fuso. Durante il giorno. Sì, poi quando dormi durante il pomeriggio, tra l'altro cioè io almeno no, io non ci riesco. Completamente rincoglionito, no? Vabbè, io se proprio non chiudo occhio per giorni, a un certo punto mi addormento anche di pomeriggio, voglio dire, succede. Oddio, è più facile che qui si è aperta la porta, che magari dopo 3 giorni crollo. Di non, come si dice, dopo 3 giorni di insonnia magari un giorno crollo. Allora c'è un libro, rituali da dialogo, c'è un libro. Ok. Ok. Indagare è su intelligenza natura. Ok, quello ce l'avevo io. Cerca di ricordare quello che sai su questo titolo. E che me frega di quello che so? Vabbè, proviamo. Ah, una domanda. I favori, quando tu usi il favore per ritirare il dado, i favori sono... Ispirazioni. Sì, scusa, ispirazioni. Sono una tantum, cioè nel senso che una volta che li sprechi, li hai sprecati per tutta la partita, o si rigenerano ogni volta che dormi? Le guadagni facendo le cose che sono attinenti al tuo background. È ok, ma li sprechi se li usi? Quelli si consumano, una volta che li hai usati li hai consumati. Ah, ok, quindi bisogna stare attenti a come li usi. Sì, teoricamente sì. Ok. Ecco qua, appunto. Vabbè, che facciamo? Ne hai 4, usare. Lo uso? Ah sì, ne hai 4. Che faccio, lo uso ancora? L'ultima volta. Dai. Ok, ricarico. Ok. Ascolta, se no fallo per me che vuoi indagare. No, rosicato, ricarico. Intelligenza alta. Ciao Taia, alla prossima. Ciao Taia, alla prossima, grazie. Li ho sprecati, ok, perfetto. Pensavo si rigenerassero, cioè speravo più che altro che si rigenerassero. No, infatti devo dire io ho scelto male perché il mio background si... Ah, ci stai parlando tu? Prova un po' a parlarci tu, perché a me non mi ha detto niente. A me sì. E perché? No, perché non nel senso... No, vai, vattene. Esatto. Ma tu hai salvato prima del riposo o dopo? Bella domanda. Ah, guarda, lo scopriamo subito. Che... Vediamo Astarion se è un ladro solo o un... Ecco. No, è giusto. È un ladro ranger. Allora probabilmente ha salvato da solo dopo il dialogo. Okay, forse hai fatto il caricamento rapido. Meno male. Fammelo guardare a me il libro che c'ho indagare. Sì, vai. Dov'è che stava il libro? Nel cadavere. Dentro il cadavere? Sì. Cecità. Okay, allora io prendo tutto. Cosa devo fare? Leggi? Mm-hmm. Dialogo. The cover proudly announces this book to be Flumph Mating Rituals.
Allora, ok, io ho 3 più, ho più 3 più 3. Ma non me lo dai l'aiuto? Non posso, non so perché. Ok, va bene. Non so perché. Ottimo. Perfetto. Ma non fare a me che c'è a indagare! Va bene, dai. Oh, dai. Oh, dai, ce l'abbiamo fatta. Ne posso tirare sempre 3, 4. The scrutiny proves too much. The lurid text melts away before your eyes. An illusion. What remains are simple instructions written in a spare hand. A What? secret to forging adamantine. Wow. Wow! Beh, ne E valsa la ora pena, eh? dobbiamo fare l'adamantio. E come, cioè, a chi Direi dobbiamo darlo di sì. ora? No, facciamo noi l'adamantio. Facciamo noi? E come no? Oh, ho sbagliato, ho cliccato ovviamente. Allora, poi che altro aveva? Metallo di ghiaccio, che credo che sia uno dei frammenti di fluorite viola, tossina Vogliamo semplice. provare a aprire quel tomo sulla necromanzia? Sì, però non lo farei dentro qua al villaggio loro. Ah, ok. Cioè, quello te l'avevo chiesto anche io, però lo farei fuori. E nello zaino c'è qualcosa già? Ah, qua c'è il giaciglio. Ma le altre cose cos'erano? Ah, qua è tutto marcia. Erano funghi, pergamene, niente di che. Ah, qua, ok. E allora, Ah, io vogliamo andare alla salvo. spiaggia? Sì. Allora, la spiaggia abbiamo. Uccidere nere e consegnare la testa al capo. Liberare gli gnomi delle profondità, parlare col sergente Trin. Tutto alla spiaggia dell'Underdark. No, in Quindi. realtà dobbiamo salpare. Eh sì, probabilmente salpare è tutto là perché da lì Sì. salti poi, ecco. Invece in Andiamo. alto a destra io non ho ancora capito come ci si arriva. Secondo me bisogna fare tutto il giro dall'altra parte, vedi che c'è tutta una parte non esplorata che parte. No, perché di là è chiuso. Poi quella cosa che ti dicevo io è più o meno, cioè, qui sotto. Cioè, qui in mezzo in realtà. Guarda sulla mappa. Qui c'è questa zona qui che non abbiamo ancora esplorata. Questa nera. Ah, sì. Sì, anche là dovremmo andarci. Qui non lo so, mi ci arriva. Allora, intanto andiamo alla spiaggia e vediamo il tomo della necromanzia. Almeno, insomma, capiamo che roba è. Allora, vediamo. Allora, faccio leggi. Yes. Book is locked tight with no visible keyhole. Dovremmo Ma avercela, no? lì La ah, pietra. sì. Guarda che forse ce l'hai tu nell'inventario, la pietra. You try to examine the book, but the longer you stare, you've seen similar Oh, questa books l'abbiamo in già books. vista. Sì, c'è. Ah, inserisci l'ametista nell'alcova. Certo, le fai sempre tu queste cose pericolose. Sì, è vero. Ah, io lo aprirei a questo punto. Scusa, che A sto facciamo? punto, apriamolo. Stario non approva. Pull is irresistible. You feel changed, bettered for having opened it. Suddenly you are capable of anything. Offuscare i soli? Ok. Filling mountains, darkening suns, conversing with the dead. Glyphs shift gently before your eyes.
Words slip into your mind, onto your lips, forming words you don't understand. And something is trying to reply. Ok, direi mago. Beh, sì. Ecco il bonus. No, finalmente mi dà il bonus. Capirai, c'è due bonus. Intanto Romaroki dice che questa parte l'ha fatta a fine atto 1. Il libro è stato inutile per lui. Ho avuto difficoltà a trovare l'imperatore delle spore, quindi ci ho parlato solo dopo aver fatto già tutte le missioni. Ah, ok. Ah. Beh, le avevi già fatte tutte, quindi quando ci hai parlato le hai finite tutte insieme, no? But you hold strong for now. Ok, allora tiro salvezza di nuovo. Mamma mia, che stavolta ansia! Oh, solo... stavolta 15, eh? Sta aumentando. Ho solo il 3 della saggezza. Sta aumentando. Sì. L'imperatore era in bella mostra, ma non mi ero accorto che fosse lui. Ah, l'hai saltato proprio. Ok, 19. Che peccato. Vabbè, tanto immagino che lo rigiocherai 50.000 volte come tutti noi. Sì. Poi io voglio fare la run evil. Guarda, ci ho pensato io a fare, ma proprio la run, ma evil. Ma proprio figlio della mignotta. Sì. Cioè del tipo che lo faccio, che magari anche alto col carisma. Sì, esatto. E che poi li fotte tutti, cioè nel senso. Ah, dopo ti sei accorto. Vinco a fare una roba e poi dopo ti. Allora. Beh, già che ci stiamo. Sì. Mo il tiro salvezza sarà tipo da 20? 20? Io 20, vediamo se riesco a farcela, perché dai, credo in te. Vediamo. No. Per quasi, tantissimo, ma sono morto. No. Tira di nuovo. Direi che è il caso di sprecarne uno. Dai, grande! Oh, vai che ce l'ho fatta! Grande. Mamma mia. Basta però adesso, eh? Ma basta. Non è che ci sta 25 adesso? The glyphs scream, branding your mind with strange runes. You see time rewritten, fate undone. Your future thrumming with power. You struggle to cling to scraps of what you know. Powerful necromancy, you're sure. It darts away, leaving only hell's screams. The book snaps closed. You've seen too much. What profane knowledge is now seared inside of you? You ok, never have known. Ti ha segnato per tutta la vita questa cosa adesso. Gesù è stato segnato dalla necromanzia. Gesù. Ah, tutte le volte poi mi chiude la barra dei dialoghi, non lo so. Va bene. E quindi che cosa ha fatto? Questa cosa, che effetto ha? Che effetto ha? Allora vediamo. Lo scopriremo in futuro. Non lo sappiamo. Mi sa che lo potremmo scoprire in futuro. Ma dove cazzo vai, Kotog? Dov'è la nave, maledetta? Ecco, dai, andiamo sulla nave? Andiamo sulla nave. Vado, eh? Vado. Cos'è che c'era scritto? Una volta a bordo arriverai alla fine dell'accesso anticipato. Ma quale accesso anticipato? Ma il gioco è uscito da un mese. No, da 15 giorni. Vabbè, si sono dimenticati di leggere. In che senso la fine dell'accesso anticipato? Aspetta. Devo controllare il mio personaggio. Fai a nulla. Fai no. Aspetta. Ok. Fammi vedere. Allora. Conoscenze proibite. Avendo parzialmente decifrato la necromanzia di Tai, ottieni un bonus di più 1 ai tiri salvezza e alle prove di caratteristica su saggezza. Minchia. Bello, cavolo. Beh, direi non male. Non male per niente, ragazzi. Io alla fine mi presto sempre a queste cose, corro rischi enormi. Però ci guadagni. Devo dire che finora ci ho guadagnato. Allora, tag. Marchiato, balduriano, occhio mancante, conoscenze proibite, mezzelfo alto,
Mezzelfo, umanoide, mago. Quindi Romarocchi, tu mi confermi che cliccando qui si va all'atto 2 ed è una delle due strade alternative per andare all'atto 2, o il passo montano o questa, giusto? Ah, non è l'atto 2. Ah, ok, allora andiamo, dai. Cioè, Allora, se non è, sì, se non è l'atto 2, va bene. sarà un'altra zona dell'Underdark a questo punto, Io ho dato sì. no? Ok, un'altra mappa, va bene. Allora, una volta a bordo, vuoi proseguire? Sì. Ok. E poi noi saltiamo, se facciamo l'accampamento dall'altra parte, Sì. ci sono tutti. Molto figa questa della nave, veramente una scena epica. Che spettacolo. Un'altra nave? Altri Duergar? Ah, giusto, abbiamo la nave del compagno Duergar. Beh, possiamo spiegare. Geck, who are you? Allora. Allora, vediamo. Ah, potremmo La ingannarlo. gente, ok. Il nome della sua, non so se ci passare. Temo che Geck sia morto, Dio, caduto sul spingi il battello. Duergar nell'acqua, è bellissimo. Dunque. Ma che vuol dire sto cercando la sergente? In che senso? Atletica non ce la farò mai No, no, perché no. chiaramente ho Ma meno io uno a potrei forza. anche suggerire di provare a ingannarlo, eh. Persuasione, anche lasciami volendo, ho più uno di carisma, più tre da Ah, pure, esordio certo. favorevole, più tre da persuasione competenza. Poi Pure, sì. Sì, c'è inganno che avrei soltanto più è un... 4. c'hai parecchio bonus, però un po' meno dell'altro, effettivamente. Ok. Io sì. Ok. Io intanto bevo. Aspetta. Beh, c'ho anche una pergamena di charm su persone che mi dà vantaggio al tiro. La uso? O Oddio, no, semmai li secondo... ammazziamo? Quant'è il tiro salvezza? Perché non riesco a 10. vederlo. No, non È usarlo. 10. No, Ma tanto è più 7. Dai. no. Non so perché, ma a volte non riesco a vederli i tiri. Non lo so nemmeno io il motivo, anche a me qualche volta capita che poi non li vedo. No reason to get your tongue in a Meno male l'ho twist. fatto io. Well, Perché come sono on. quello che si è fatto Let's get you to marchiare. shore. Io È make a vero. report to the sergeant. You lot keep patrolling. I'm heading back with this one. You continue forward in silence until the lights of a camp Oddio, twinkle anche through ammazzarli the night. non era. Ma credo che abbiamo tempo per uccidere Duergar. Mi sa che andiamo a finire proprio in un accampamento Duergar adesso. Qui dice, infatti, c'è una delle scene fighe di cui pa vi parlavo la settimana scorsa. A lui li ha combattuti, lo scontro Ah, sulle sì. due navi è stupendo. È per quello che dicevo. Vabbè, ormai. Siamo stati diplomatici, dai. Wonder Woman? Però stanno messi benino qui loro, eh? Eh sì. You shithead! Time you showed up! We got trouble! Spit it out! Sergeant finally choked on true soul Nier's prick! Grubno! A twat soul caused a rockfall! Trapped tighter than a ring on a fat finger! You're shitting me. You pay up? That's the trouble. He's got the gold on him. Sergeant's arm is falling off with all the gnome slaves she's been beating.
Who's the hoon, Greymon? Another slave for the dig? Allora, sono un'anima pura. Aspetta, ma sti stivali della sergente, ma che cazzo sono? Non ho capito, non, cioè, non me lo ricordo questa cosa degli stivali. Allora, praticamente è successo che c'era la gnoma dall'altra parte che aveva rubato gli stivali. Ah, ok, noi li abbiamo ripresi. Sì, erano, okay. Erano gli stivali che questi dovevano portare, okay, di qua. Beh, allora ok, cioè, questa mi sembra un'ottima cosa. Dai, he speaks true. Found the hoon sailing Gek's skiff. That's so. I... You feel the slightest of stirrings in your head. The Duergar is not in your minds resonate. Mm. I'll be. You're one of them cult freaks. Freaks. Single. Your twat's old chum owes us a load of coin. You want through? Make a donation. Ma neanche per idea. Ma neanche. Allora, avrò la tua testa prima che tu abbia il mio denaro. No, no, andiamo duri e fermi, ma senza esagerare, secondo me. Your hole. Just around. But I'm warning you. That twat soul ain't settled up soon. There'll be hell to pay for the lot of you cult buggers. Va bene. Va bene. Oh, dai, eccoci qua. Biglietto mal ridotto. Ehi, teste di rapa. Le larve per gli schiavi nel barile destro, il mangime per il rotè in quello sinistro. Il prossimo di voi bastardi che si sbaglia si prende un ferro rovente su per il culo dal lato lungo. Perfetto. Ah, ok. È chiaro quello che è successo. Mappa sudicia. Ah, me l'ha, sì, ci ha provato, esatto. Allora, leggi. Su un lato di questa pagina, una mappa disegnata a mano raffigura una grotta situata sulle rive nord del lago d'Ebano. Sul lato opposto compare il racconto di un attaccante. Uno di quei drag di funghi ci ha sentiti e si è scisso. Era anche bello grosso. Ci scappa almeno un mese di zuppa. Gli altri erano troppo occupati a ronzare per opporre una resistenza seria. È Nere a pagarci e io punto verso Mantol Derit e al diavolo gli ordini di Trin. Lì servono bistecca di anguilla, sidro minerale e cibo di superficie di ogni genere. Il clan non vive di soli funghi. Buona la bistecca d'anguilla. Sai che io l'anguilla ancora la devo provare. Mamma mia, io la adoro. Le dovrei dire un posto, visto che a Roma pure è specialità, no? Mi sembra anche a Roma. No, io la mangio al giapponese. Ah, al giapponese? Sì, arrosto con la salsa teriyaki sopra, buonissimo. Che qua i giapponesi sono tutti in realtà cinesi. Lo so. non ho trovato posto. Un giorno che decidiamo e sei consapevole del fatto che spenderai un sacco di soldi. Vabbè, ti porta un giapponese serio e buono. Ci sta. Ah, non so, dove intanto dobbiamo andare? Abbiamo il viaggio rapido intanto. Oddio, qui sotto è pieno di draw giustiziati. Certo. Però giustamente non posso toccare nulla perché incazzano. Allora, scusa. Andare? Oh, mi sta parlando il tizio. Ah, ok. But Absolute must have took you in. Me? Who else? My spiders sussed them out of hiding. Then Nier taught them a thing or two, and I let them fly. Okay. Caught them sniffing around. Easy marks. Sono molto curioso di vedere cosa succede quando ci andrò nella mia campagna singolo dove ho un droio. Voglio proprio vedere. Va bene. Aspetta che leggiamo Romoroki. Allora, sempre... Comunque, ora che sono morti sicuramente accadranno cose diverse. Li avrà luttati Mr. Old Things questi? Ah no. Sì, no, è roba vecchia. Ok. Me l'ero perso.
Allora, ma qua non c'è assolutamente nulla. Allora, qua c'è una porta qua. Ah, c'è una porta? Ah, sopra dici. Sì. Cos'è una lanterna lunare? So, if you're heading Moonrise way, you ain't getting far. Not without one of Nir's pixie lamps. Toplands are clogged with the death dark. Choke you in no time. Wow, ma noi siamo maghi, figurati. You daft? It's there in the name. Shadows up there black as the lower dark. A few sniffs could fell an ogre. Va bene. Must be the shadow curse. We'll need Nir's lantern if we want to get through it. Se dicono che serve questa lanterna, evidentemente sarà il caso di trovare e liberare Nir, sì. Non so come si chiama. Agreed. Next stop, Nir. Ma poi se è d'accordo Karlach, io mi fido. Ci siamo noi. Io mi fido. Ok, quindi di qua non ci possiamo passare finché non abbiamo... immagino. Fatto fuori, ok. Facciamo la mappa un attimo. Ma qua che cazzo stanno facendo? Stanno calciando... Allora, Underdark. Allora, forgiare un'arma. Qui stanno buttando i cadaveri di gnomi nel mare. Dove? E qui sotto. C'è un... vabbè. Qui c'è un portone chiuso ovviamente. E basta. Ah, è tipo una cucina. Qui c'è una porta aperta. Okay, fa il salvataggio, quindi aspetta che arrivo. Sì, non mi muovo. Allora andiamo. Ma che cavolo è qui? Questo piatto. Supporto per torte. Ah, ma quella è la cucina, giustamente. C'è qualcosa laggiù. Arcata crollata. Ah, attenzione, qua mi sa che se ci rimpiccioliamo possiamo infilarci. Ah no, qua più che rimpicciolirci noi, io devo ristudiarmi e bocca famiglia. Eh beh, no, cioè, cioè è un passaggio. Quindi... ma è minuscolo. Cioè, se ci rimpiccioliamo. Non ti rimpicciolisce di una taglia, sì? non è abbastanza, sì. Cioè, per quello che ti dico, serve evocare un famiglio. Tra l'altro io ce l'ho l'incantesimo, ma non l'ho preparato. Sì, ma il famiglio poi, no. Cioè, ci può andare solo lui in giro, è abbastanza inutile. Sì, è esplorativo. Okay. No, vabbè, esplora, vede che c'è, non lo so, se riesce a interagire magari anche con l'ambiente. Ok. Tu ce l'hai un incantesimo per rimpicciolirci, per capire di quanto? Volendo sì. Di quanto? Cioè, non so rimpicciolire, c'è scritto. Ce l'ho. Sì, ce l'ho. Ma è di una taglia, in un senso. Capito. No, te lo guardo, te lo confermo, ma... Dov'è che sta? Ha dato Karlach prima di me. Ecco, primo livello, ingrandire e ridurre. Fa diventare più grande o più piccolo una creatura influenzandomi... Beh, qui non lo specifica, però è di una taglia. Ok. Secondo me è evocare famiglio, che ce l'ho al primo livello. Trova famiglio. Scusa, se tu continui a ingrandirti, a ridurti anche dopo che te lo sei fatto? No, non è cumulativo. Non è cumulativo? Sarebbe fighissimo, allora. Non dovrebbe essere cumulativo, secondo me evoca famiglio invece è quello che fa per noi, perché penso che puoi evocare anche tipo un topo. Sì, sì. E a quel punto sì. Ci passa. Ecco. Io chiaramente ogni volta che apro il tab per
per andare e poi lo chiudo e non trovo più Darsh. No, no, sto sempre qui, tranquillo. Sì, sì. E la scassinare mi sa che ci vedono, vero? Sì. Beh, ho salvato, eh. Ci provo, ma tranquillo, ho salvato. Allora, io comunque guardando la mappa... Ma perché non te ne vai? Guarda questo proprio qua, accanto a me sta. Successo. Fatto. Ops. Queste sono le cucine. Ok. Allora, io da quello che ho visto sulla mappa, però, sì, dovremmo andare sull'altra ala. Sì. Ma qua questa parte è tutta nera, è un glitch. Ho trovato un pulsante qui. Ok. Che ha aperto un passaggio segreto. Ti aspetto. Ok, arrivo. Peccato, sono scheletro che mi ha fatto una chiave, ma cos'è? Istintivamente ho chiuso quando hai detto pulsante e non so più dov'è. Ti ho inibito. Belle queste cose che scopri cose, passaggi segreti. Quella pietra è stata sul... Salve. Ok. Ameba paglierina. Ameba paglierina. Famosissima. Va bene. Aspetta, che ora io ho delle cose nuove. Tipo marchio del ferita. Cacciatore. Sì, infatti è abbastanza... 52 punti ferita, ragazzi. Bam! Aspetta che... Ah, vedi che precisione certosina. Eh? Che grande. Ma ora che, no, che ora che è morto il tizio a cui avevo fatto il marchio, anche se non l'ho ammazzato io, posso scambiarlo? Certo. O devo ammazzarlo io? No. No, cioè, basta che muore. Poi sì, ho sbagliato, non ho fatto la rabbia. Vabbè, tanto sono piccoli. Ah, c'è un altro qua sopra, ok. Sputo della meba, bene. Ah sì, è vero, posso rifarlo. Che figata tremenda. Guarda, la cosa più figa del druid, come si dice? Del ranger. Del ranger, secondo me. Allora, questo ce la faccio a farlo su questo? Sì. Vabbè, io faccio un trucchetto contro questi perché sono stupidini, eh. Ah, livello 10 sei, Romaroki? Wow. Grazie. Sul serio, sei già a livello 10? Ma quindi no, è finito praticamente quasi il gioco? No, non mi ci arriva. Vabbè, facciamo il tiro perforante. No, non mi ci arriva. Nell'atto 2 si livella molto velocemente. Ok. No. Quindi nel terzo atto fai dal 10 al 12 e basta. Poi il resto è sempre, cioè te lo fai sempre al massimo. Capito. Allora. Ma no. Aia. È esploso. A posto. Comunque non mi dispiace aver preso la competenza nelle armi melee col ranger, perché comunque sono danni in più, mentre quella con le armi da lontano era semplicemente un più 2 ai tiri per colpire, che sì, va bene, fa comodo, però cioè non è troppo penalizzante. Qui c'è un forziere. Se gli metto questo... Forziere con scorte da campo e ingredienti. Ok, qui candela
di Lolt, credo che sia un ingrediente. Candela di Lol. Esatto. Qua c'è una pergamena di metamorfosi e una di nube di nebbia. Ok. Bene. E strumenti di disarmo io li prendo poi. Scusa. Ah no, era un glitch. Allora, qui sopra. Lì sopra ho trovato. Ah, va avanti. Oh, interessante, ci si arrampica qui, eh. Senti, ma tu sai dove trovare questa nere che dobbiamo salvare? Allora, è dall'altra parte. Cioè, se tu apri la mappa. Ah, ok. No, è dall'altra parte, giù, dici. E vedi che ti dai gli uccidere obiettivi. Nere. Ah, ma è il capo di questa zona qui. Sì. Ah, sì. Ok. Quindi io non lo so. Se vuoi possiamo, visto che ci siamo, intanto qua andare avanti. Intanto sì, esplorare. Io direi che già che ci siamo. Tanto non è che scappa. Non è che dobbiamo per forza fare e. Ok. Allora. Targa della stanza della meditazione. Let feast the eyes of the faithful. Know your goddess. Know her command. Figo questo scorcio. Ma che roba. Una cosa che mi manca sono le pose, cioè i gesti. Sì, 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 tipo gli emote da fare. Sì. È vero, scusa, soprattutto in multiplayer, no? Sì, quello renderebbe oppure qualche sì, qualche urletto, qualche tipo evviva, oppure che ne so, cose del genere. Qua c'è qualche duno però, eh? Tanto qua siamo dall'altra parte. Dove? C'è qualcuno? È vero? Beh, c'è mappa disegnata a mano. C'è Philomin. Però ci si può parlare con Philomin. Ok, mi ha parlato lui o lei? Lei. Ok. I swear to Iron Hand. One more step and a blow is to chunks. An ashen scent fills the air. The barrel is filled with smoke powder, but the scent. No, tranquilla, tranquilla. As if contaminated somehow. Or much, much more concentrated. Easy now. Tranquilla. Guarda come si caga sotto lui. Ok, c'è qualcosa di diverso in quella polvere. Oppure da chierico potrei dire no. Chierico di Grumsh. No. Che chiaramente è chierico io, della io propenderei per la prima o la seconda. Sì, direi di sì. Andiamo della prima, no? Now shut your face before I melt it clean off. I know what you are. One of Nier's cult goons. Sailed right in. Better to die in this shitty than rot in Moonrise. Potremmo dirle che invece noi vogliamo ucciderla. Come get me. Intimidire. Persuasione. Dovrei farli io con questi dialoghi. Vabbè. Individuazione dei pensieri. Io farei individuazione dei pensieri che da sempre un grosso aiuto, quindi 22. Ah, però. I have lived for you and now I'll die for you. Non potrei servire Iron Hand da morto, ovviamente. You know nothing of me, damn it. Shit. Can't do it. Go on, drag me to Moonrise. I'll make you cult nutters suffer. Bella la prima, proprio opportunista al massimo. Non me ne frega un cazzo di te, però quella polvere non è male, eh? Sì, sì. Non so, la due. Allora, facciamo i sì, buoni. Sì. Ok. Sì, dai. Aren't you sweet? Che dolce. Not stupid, you know. No such thing in Grimforge as kind hearts. Spit out what you want
and let's be done with it. Beh, continuiamo a dire che non vogliamo nulla. Then prove it and leave. I go where there's shit to stir. And there's no shortage of options. Beh, no, I'm getting gone. No. You ought to do the same. Ah, giustamente si porta presso la... Via! E come scappa? Bene. Allora, qua però c'è un po' di roba. C'è un diario Sharita. Poi ci sono delle provviste. Beh. Non provvistano? Allora, vabbè, facciamo una roba. Frammento di tavoletta, frammento di tavoletta, io questi frammenti di tavoletta... Oddio, ho visto infatti Romaroghi, che è talmente bassa la poverina che scendeva sedendosi. Carina. Cucciola. E vabbè, lo scheletro ha 44 soldi. Lo fila per due? Provviste, sì, col resto di... Fila per quattro, per... fila per sei col resto di due. Cassa di legno. Allora, vediamo, leggi... Io leggo queste, vediamo se sono tavolette di... E poi c'è il diario Sharita. Lo leggo il diario? Sì. Cioè, se mai visto è troppo lungo. Vediamo, no, una paginetta. Hai visto una bestia del genere, gonfia di muscoli con zanne lunghe quanto le mie braccia. Puzza di carne bruciata, ma non ho visto nessuna fiamma. La pietra sembra semplice pergamena, tanta è stata la rapidità con cui la creatura l'ha sfondata. Gli altri giustizieri oscuri sono morti, o prossimi a morire. Non era da sola. C'erano anche dei cavalieri infernali, con le maschere inchiodate sui volti come le targhe sul muro di una fortezza. Giorno 3. Sono in trappola. Un altro assalto e le mura sono cadute. Ho iniziato a scavare, non so se... Giorno 7. È finita. Che le ombre di Char mi custodiscano. Qua. Ai ai ai. Questo quindi è morto un po' di tempo fa. Ah, sì. Qua ci serviva cuore scuro. Vero. Sì. Pergamena di palla di fuoco, io la prendo. Ma qua mi sa che non c'è più nient'altro. Aspetta che... No, qua c'è un osso. Ah beh, allora. Ah, ci sono i letti di pietra che quindi sono comodi. Je tourne indietro. Dove, scusa? Indietro. Ah, ok. Che in francese perfetto vuol dire indietro. Arrivo. Eh sì, mi sa che qui però non c'è più nient'altro. Mi pare, no? No. Sembrerebbe di no. Sotto immagino non ci sia niente. No, dobbiamo andare a uccidere quella tizia allora. Allora, un attimo che arrivo. E quindi qui era giusto per fare questa, di questa parte di questa. Pietra isolata. Scusami tanto. Allora. Io prendo Karlach. Allora, lancia. Pietra no, è troppo pesante. Che cosa bisognerà fare con questa pietra isolata? Guarda, era... Credo sia... Ma se ci clicchi sopra che cosa fa? Niente. No, mi dice è impossibile aggiungere l'inventario. Ah. Non è possibile lanciarla perché è troppo pesante. Prova a colpirla con
un trucchetto. Vediamo che cosa fa. No, fa niente. Beh, mi sembra che copra qualche cosa, per quello. Forse con telecinesi si può alzare? Con mano magica, dici? Ad avercela. C'è la, tra l'altro la ghita anche a mano magica, perché è uno dei trucchetti di fianchi. Scusa, io devo parlare con questi che stanno ripulendo i cadaveri, non capisco. Dialogo. Niente. Stanno semplicemente buttando i cadaveri. Wow, educata. La 2 è bellissima. Nah, Rockfall smashed them. Can't have them stinking up the place. The half that weren't crushed are digging the true soul out of the wreckage. Oh. You gotta be kidding. These trash don't have nothing on them but rocks. Rocks. Sì, l'ispeziono? Assolutamente sì. O magari troviamo qualcosa di... Se te lo dà vuol dire che c'è. Ah sì. You spot a shiny trinket. Rapidità di mano. Questo dovrebbe farlo coso, però. Vabbè, però hai più 2, più sì, di sì, 4, non è male. Più... Però è 20. Mamma mia. Però vabbè, al massimo hai l'ispirazione. 20! Grande! Che culo! Che culo, ragazzi! Ops, non hai visto niente. Ma non era un ciondolo. Mi sembrava un anello quello. Un anello. You're starting to get on my nerves. Nerves. Questo è quello sveglio del gruppo. Feticcio di Kallarduran Smoothhand. Da invisibilità. Beh, direi che per Astarion è perfetto. Sì, non è male in effetti. Keep a blade close. Madonna. Che figata. Cioè, Astarion con questo proprio super letale. Allora, lì una volta che casti invisibilità, sì, certo, devi trovare un posto dove nasconderti e a quel punto sei letale. L'hai fatto poi in mischia tu? Sì. Beh, anche volendo solo mi avvicino, esatto. Piatto e... Ecco. O se ne va. Allora, vediamo, perché qui... È di qua. Allora. Andiamo, facciamo in ordine: trovare gli stivali scomparsi, salvare gli gnomi e consegnare la testa di Nere? Sì. Dovrebbe essere questa la direzione. Oh, bello qui. Qua cerchiamo di non far scoppiare qualche lite, perché mi sembrano abbastanza. Sì, infatti numerosi. È meglio se ci parlo io, magari. Dov'è che è? Ah, sergente. Oh. Qua. Faster! Heat up some rocks. Let's see how the little pricks do when we can't wait to pay these bastards back. Lick for lick. Just say the word. Move, Hoon! I don't have time for Drugnan outsiders. Ma noi glieli dobbiamo dare gli stivali? Sì, sono i suoi, credo. Apposta, dico.
Ma però non era lei, era Nere, o sbaglio, o Nere dobbiamo ucciderla. No, Nere dobbiamo ucciderla. Ah, no, allora sì, a lei tocca dargli. La sergente. Sì. Never thought I'd see these back. Nasty sneak gave even Gek the slip. Mamma mia, ragazzi, però che shits these ones. You need a stiff cane to keep them in line. Here then. His bounty's yours. Now move. I've got no time for the parasite stares, but it's a mere tickle. You hear no thoughts or memories, just an echo of scars that never healed. A true soul, eh? Useless wreck of a lookout could have told me. Glad you're here to take responsibility. Tunnels collapsed. Trapped true soul near. He's stuck in there with poisoned geezers. We don't get him out soon. It's both our heads. What is it with these people and heads? Let's get in here and get out. Allora, come ha fatto Nera a finire in trappola, a sgombrare? Chiediamole un po' di informazioni extra. Places older than bone dust. Previous tenants left a trap. Dropped a shit ton of metal once we dug a ways in. Get near out and you'll have the absolute's blessing. No doubting that. Okay. Entrance to an ancient temple. General's orders, near said. Must contain something important. He got me to recruit non-believers. But not everyone seeing the absolute's truth. They don't get paid soon. I'll have a riot on my hands. Not a one. Unless you count tacking Aboleth fangs to my whipping cane. Thought you would. True souls don't abandon their own. Okay. Okay. Allora mi dà come ricompensa, allora un attimo, armatura del discinto, contrattacco Kushigo, quando un attacco ti manca mentre la difesa paziente è attiva puoi usare la tua reazione per effettuare un attacco senza armi contrattaccando. Vabbè, questa è da monaco. Okay. E poi fascia del rinforzo, che dopo aver spinto via un nemico tiene un bonus di più nella classe armatura fino al tuo turno. Questo potrei darlo a Karlak. Sì. Ok. Aspetta che qua c'è mercante, mi sa. Credo che hai salvato mentre stavo cliccando. Ah. E non me l'ha fatto. Qua c'è un mercante, dialogo. Dove è qua? Qua. No matter how hard she whips them gnomes. Nera's gonna be pissed. E come facciamo a togliere le macerie? Con qualche magia? Allora, intanto dobbiamo far scappare la gente. Quindi se diciamo che ce ne occupiamo noi, è sicuramente... Oddio, lo sai che forse poteva essere utile quella polvere da sparo che ci siamo fatti sfuggire prima? Secondo me sì. Vabbè, vediamo di fare qualche affare. Ma io in realtà non ho molto da vendere. Siamo un po' poverelli. Forse io qualcosa ce l'ho. No, io non ho nulla. Ferro infernale. Quello ci serve. Il ferro infernale? Sì. Ma non mi dice nulla, però. Ma ci serve. Te lo dico io. Ma per cosa? Se vuoi te lo dico. Ah, una cosa che non ho ancora scoperto? Sì. Oh. Ok. E allora niente. Però non mi scrive nulla. No, perché lui tu teoricamente lo puoi vendere. Non è un oggetto da quest. Però ti serve. Va bene. Come back anytime. I'll be here. Enjoying the show. Vediamo, ok, vai. Parlo più io.
Scusami. No, erano gli stivali della velocità che avevo dato a Karlach. No. Erano grossi, eh. Aia. Dunque, stivali. Stivali non ne ho io. Allora, ah, sì, ho questi. No. Allora, vediamo. Passo lungo. Ti passo anche questi del passo lungo. Non so, vedi tu se sono meglio o peggio. Andiamo all'accampamento. Ah, questi sono per quando lanci un incantesimo. Ah, è vero, mentre ti concentri, sì. Allora, beh, no, questi vanno bene per te, allora. Guarda, in realtà con lei non ho niente da vendere, vediamo con lui. Allora, con lui forse un po' di roba ce l'ho. Allora, questo. E... vediamo, beh, non... no, basta, nient'altro. Allora, vediamo. Quindi a lui gli metto, sì, forse per lui gli stivali, perché cos'ha? Scintillacqua. Ma elettrifica l'acqua quando sta sull'acqua in combattimento, insomma, una roba. Non ho capito ancora nemmeno che cosa serve. Va bene. Allora, aspetta, dov'è che stanno? Qua non c'è nulla, qua non c'è nulla, qua. Ah no, non sono competente. Tatua di Shar senza faccia. No, non li posso mettere, non sono competente. Sono armatura media quelli. Ok. C'ho altro? No. Oh, macerie. Aspetta, aspetta, stai leggendo? Sì. Devi sgombrare le macerie riempendo veleno. Expedition. Passage trapped. Gnomes useless. Don't trust Burks. Get me out. View through Nir's eyes is a blur. You only make out a bit of rubble and few moving figures. Cos'è che ha detto? Devi liberarti delle macerie usando il veleno? Devi riempirlo di veleno. Oh, questa era su saggezza? Non male, sì. Allora. 10. Ok. Saggezza 10. Two gnomes feverishly removing debris. While two others lie dead at Nir's feet, their flesh scorched by powerful magic. You sense Nir's frustration, tinged with rage, as the connection fades. Okay. Sì, Romarocchi, però non ci stiamo mai sull'acqua durante i combattimenti. Sì, infatti fino adesso proprio mai, eh. Poi non so se... ma se ci riclicco che succede? Riparliamo con lei? Con lui, cioè. Scava. Scava fuori di qui. Scava fuori di qui. Che minchia vuol dire? Dobbiamo andare da un'altra parte, quindi. Oh, aspetta, qua si sale, eh.
Ah, sale, ecco, ma non c'è molto, sinceramente. Non lo so, proviamo. C'è un forziere, uno zaino. Cose. Allora, vediamo se c'è magari modo di interagire. No, praticamente siamo dietro a dove stavamo prima. Niente di che. Infatti pensavo di interagire con quello che c'era sotto. Allora, io chiaramente palla di fuoco l'ho già. Ma così a caso? Ah, tu dici perché lì è dietro... È dietro al muro. Ne ho una sola di pergamena di palla di fuoco. Scavare fuori. Se riparliamo con lui, yes, magari diciamo qualcosa. Ma non ho capito quella del veleno. Non c'è un log di queste conversazioni. Ah. My arms near dead from the lashing. The prick squeaks are digging as fast as I can make them. You don't know about the seat of the absolute. Vabbè. Veleno. No, allora, da prima ha detto riempite di veleno e la seconda volta ha detto scavate fuori di qui. Ah, la posso creare l'acqua. C'hai ragione, Romarocchi. Ah, è vero. Tu crei l'acqua. No, proprio. C'ho proprio una roba all'effetto suo, questo qui, evocazione minore, creare acqua, perché... Sì, sì, la crei e poi con i fulmini, giustamente, sì. È un bel effetto, sì. Allora. Hai salvato? Ho salvato, sì. Allora, vediamo. Ma scusa, ma se tipo questa cosa noi la colpiamo, semplicemente, stupidamente... Prova a lanciargli il veleno addosso. Tanto hai salvato, no? Sì. Incantesimi che, non so, aprono... 44. Aprono la pietra o cose del genere? No, eh? Non esistono? No. No, niente. Robustezza media. Eh no, non credo che la roccia si faccia necrotico neanche. Non è che devo imbevere l'arma di veleno? Non lo so. Non vedo perché, però quello ha parlato di veleno. Provate a lanciarglielo il veleno. No. Aspetta, riparlo col tizio. Allora, il problema è che ci arrivano delle frazioni di dialoghi. Quindi veleno, secondo me, non era legato al fatto di dire... Beh, però lui ha detto scavate fuori da qui. Scavate, poi fuori di qui. Cioè, sono due parti diverse di discorso. Scavatemi, tipo, tiratemi fuori di qui, potrebbe allora, essere. Allora, vediamo. Sì. E allora voglio vedere di qua se magari riusciamo a fare tipo il giro di Peppe. È questo che sto provando a vedere anche io. Allora. Noi dov'è che siamo? Qua. Ma di qua c'è un mondo però. Aspetta. Allora. Scusa, eh.
Di qua non credo ci sia nulla. Qua qualcosa c'è. E ci sono anche delle leve poi sopra. No, lì no, lì ho visto, non c'è niente. Solo che il problema è arrivarci dall'altra parte di... Torcia, torcia, di torcia. Sedia di granito. Qui non c'è niente. Qua non fa andare, veramente. Andare. Esaminiamo le rocce. Quali rocce? Allora, noi ci stiamo impuntando di qua. Ah, in questo senso, dici? Siamo... Come? Ah, e cioè esaminate le rocce nel senso per scoprire le resistenze? Le resistenze sono tutte? Ah, solo perforanti, mi sa, eh? Perforanti. Può essere danneggiato soltanto da un colpo che infligge almeno 22 danni. Va, vediamo i contundenti, scusa. Danni perforanti, non contundenti. Sì, ma è resistente ai danni perforanti. Oh, ma è l'unico, cioè, è l'unico che... Cioè, il danno perforante è l'unico che non è negato completamente, capito? No, i danni contundenti non è resistente. Ma l'ho attaccato prima col danno contundente, non è... però, vai, però deve essere comunque 22 o più, quello forse intende. Scusa, ma tu che arma hai? È un martello. È il martello, e allora sicuro fa danni contundenti. Però non... no. Aspetta, provo a sparargli dardo tracciante, però il dardo tracciante non è sicuro che fa 22 danni. Perché l'altra roba da dire è che noi siamo arrivati qui. No, il radio sì, no. Niente, tutto. I danni magici. Fare... Danni magici sono tutti quanti azzerati. E ok. Allora, dobbiamo fare danni contundenti, ma sopra i 22 danni. Allora sì. Quindi devi dare un martello a Karlach. E sperare allora, che faccia più vorrei... di 22 danni. Vedere, perché secondo me ci sono anche altre strade che portano dall'altra parte. Vabbè, vediamo. Danni da forza, danni da forza, però chi glieli fa? Ma me l'hai passato. Danni da forza al dardo incantato. Fa danni da però... forza? Ma deve essere sempre maggiore di 22. No, non gli fa un cazzo. E deve essere sempre maggiore di 22. Cioè, anche con Karlach un martello per quanto... No, no, Karlach, cioè, se il martello è un D10 non c'è niente da fare. Scusa, ma secondo me ci stiamo impuntando qua e magari la soluzione alla cosa non è qui. Scusa, perché si è illuminato di rosso mo dentro? Dove? Ah, no, niente, niente. Le bombe non so se le abbiamo però. Oh, di qua si sale. E io pensavo, ci avevo pensato alle bombe, ma non ce l'abbiamo. Tu hai mai trovato una bomba? Allora, vediamo. Ordina per tipo. Vediamo. Però non posso tirare, allora, cioè non possiamo tirare. Bomba di fanghiglia infiammabile, bomba di fanghiglia velenosa, bulbo del vuoto, però... Aspetta che ricarico perché abbiamo sprecato un sacco di roba. E no, io in realtà non ho trovato così tante bombe, francamente.
Remember, things could always get worse. Ok. Tu hai bombe? Guarda, provo a usare una di queste bombe qua. Allora, vediamo. Bomba di fanghiglia infiammabile e di fanghiglia velenosa. Oh. Poi ho bulbo corrosivo, bulbo del vuoto, che no, ma questo non c'entra un cazzo. Prova a lanciargliene una di queste. No, okay. Hai colpito gli altri. Il problema è quello che colpisci gli altri. Sì, lo so, l'abbiamo detto prima, purtroppo che ormai ce la siamo lasciata sfuggire ormai, quella. Filomena ormai è partita. È andata. Per altri libri. Fa un bel danno il bulbo. Ok. No, fa un danno. Tu devi fare 22, quindi non credo che sia sufficiente. Ah, fa un danno, ok. Questo colpisco e faccio male anche agli altri, quindi no. Ma non si può dire a questi toglietevi, ma così gli spariamo. Spostarci da qui e andare a esplorare magari e sì, vedere. Sì, andiamo. Facendo del backtracking, magari c'è un'altra strada che magari porta dall'altra parte, magari dall'altra parte è più facile. Dov'è che siamo arrivati? Qua c'è riserva di polvere nera però, sulla mappa, io leggo. Beh. E c'è un segnalino. Quindi proviamo a tornare indietro. Ah, qua, ok. E allora... Sì, sì, infatti adesso andiamo un po' in giro a cercare. Ma che cosa fai? Allora... Riserva di polvere nera. Tutto dritto così? È dentro quella stanza che non possiamo attraversare. E chi lo dice? Perché ci manca la lanterna. La lanterna. E io salvo e provo lo stesso a entrare. Oh, al massimo che succede? Ascensore. Ma poi magari questa lanterna fantomatica fa semplicemente luce magica, ma noi ce l'abbiamo. Oppure visione magica lì, com'era? Non hai letto il tooltip dell'ascensore. Lasciati alle spalle l'atto 1. Oddio, è l'atto 2? Siamo entrati nel lato 2? We offer our prayers to the Dark Lady, whose comfort and grace heals all. E che palle, ricarico. Ecco. Sì, lo so, vabbè, però intanto è uguale. Cacchio, sono già le 23:14. Aia, dimmi due. No, vabbè, adesso ancora andiamo avanti un po'. Ecco. Però scusami, allora, se le riserve di polvere nera stanno qua sotto nel lato 2, io come cazzo faccio a andarci senza triggerare, no, lato 2? Scusa un attimo, da qua sotto... Ah, forse è sotto. Perché... Forse è sotto. Allora, se andassimo a riposare, io vado col famiglio... dentro quella fessura e vediamo se riesco a fare qualcosa. Beh, intanto qua c'è un pulsante, così non dobbiamo, ecco, usare il famiglio. Non lo so, poi tu se vuoi usa il famiglio. Pensavo che il pulsante l'avessi... raggio di gelo. L'avessi no, l'abbiamo già... scoperto adesso. No, l'abbiamo scoperto adesso, mi sa. E basta però, solo questo c'era. Sacca di polvere nera. Eccola qui. Sacca di polvere nera. Ora sì. Ora sì.
chiudiamo. Ah sì? Ci abbiamo l'occhio scrutatore che ci scruta. Sì, sì, ci sto seguendo. Mi mette a disagio. Loro ci stanno controllando. Ce la faccio a trovare la strada, secondo voi? Sì, infatti, era molto più semplice di quello che pensavamo. Ma io, per quello che dicevo, proviamo ad andare a vedere da altre parti, se... perché invece di fissarsi lì... magari... Vabbè, è giusto provare, comunque. Oh, c'è un tizio qui, aspetta. Dove? Dove sei? Sì, qui, dietro di te. Slaves are never gonna manage with pickaxes. Can't go chasing maybes. The sergeant's our ticket in. Oh, would you look at that, Kerr? Someone's having. Ah, mi sa che parlano della tizia che è scappata. Che abbiamo fatto scappare noi, in realtà. True soul, no less. What do you think, Kerr? Should we take Nier's debt off him? No. Questa? Sì, direi di sì. I ain't parlying with more twat souls. Guarda che finisci male, Ciccio. If I didn't know better, I'd say a mind worm. Diciamo di sì, dai. Should split your head open and poke around. Non ci provare. No, direi che non ci provi neanche. Aspetta, noi sempre di brunarci. The stench don't lie. You're one of them. Proviamo un po'. Sì, questo che è sempre il mio pezzo forte, diciamo. Perfetto. Wow. Grande. Critico addirittura proprio. Ui, mamma mia, preciso. Can still smell near from behind that damned wall. Non è il mio odore che senti, deve essere quello di Nier. Could be your right. In that case, want to earn some gold? Dipende, cosa ti serve? Thryn's after the absolute glory. That's why she's got those slaves digging for Nier. But we ain't need glory, just coin. And Nier's got. Beh, noi dobbiamo ucciderlo, quindi. Help Thryn free Nier. Ah, poi lo uccidono loro. Va bene, scusami. Perché, a sto punto. Perché dobbiamo ucciderlo? Non mi ricordo più perché dobbiamo ucciderlo. Ciao, Mastab. Dobbiamo portare la testa al capo dei funghi. Ah, ok, però ci serve la testa allora a noi? Sì. Vabbè, però penso che una volta l'hanno ucciso. Allora ci stiamo? Per me sì. Vai. But first, we need to take care of something. You've seen that weird orb floating about? Knife it and don't get caught. The cult watches through it, and we can't risk more twats all showing up. You still standing about? Get on it. Ah, io diciamo a lui? Della polvere? Va bene. Good. Drop it near the rubble when it's time. Flaming arrow or some such will set it off. Ok. Move. You're hogging my air. Santo, mi sta sul cazzo questo. Allora, dobbiamo prima liberarci dell'occhio, giusto? Sì. E dov'è l'occhio ora? Adesso dov'è l'occhio? Anche l'occhio vuole la sua parte. Giusto. Non c'è l'occhio adesso. È sparito. Salvo, Sì. Bene, intanto possiamo la polvere? Ok, vado. Mi darà da... no. Eccolo l'occhio, aspetta. Lo atterriamo in un posto dove non c'è nessuno che ci vede? Tipo, qua dietro, tipo.
tizio. Qui c'è quello lassù. Madonna, però sto posto è pieno di zeppo. Pullula. Forse è qui? No, qui c'è sto stronzo. Beh, però questo passa in teoria. Sì, ma l'occhio. E mi sa che non viene qua l'occhio, vero? Non è che non segue noi, ma fa tipo un percorso di pattuglia fisso? Dovrebbe essere. Ah no, eccolo qua, è fermo qui. Eccolo. Credo che qui mi vedono però. Cristo, sì. No, oddio. È rivolta verso di me. Ma c'è sto tizio che sta passando. Provo? Non lo so, provo a coltellarlo. Salva adesso che almeno è giusto, giusto. Ok. No. No, ci ha visto. Ci ha visti? Sì. Ok. Ho forse la faccia di un assassino. Oddio, 20. No. No, vabbè, ricarico, dai. No, dobbiamo solo trovare un posto più... più nascosto. Fate 20%, 80% con il cadavere. Esatto. Sì. Ah, c'è Ciubecca che panza all'aria qui sulla scrivania. Ah, che bella la vita, no, dei gatti. No. Bravo, sì. Beati sì. Loro. Ma stai okay. Guardando me? Segue noi comunque. Quindi secondo me un punto. Guarda, segue me. Trovarlo. Da quello che vedo. Dobbiamo solo trovare un cacchio di punto. Dove eravamo prima? Sì, bravo, lì sotto, insomma, nella stanzetta buia. Esatto. Lui era venuto qui, vero? Sì. Ok, allora lo aspetto qui. Poi chiudo la porta. Esatto, entriamo, chiudiamo la porta. Teoricamente segue me. Eccolo, eccolo. Ciao. Venghi, venghi. Guarda, adesso vediamo se avrai la conferma. Fermo però. No, vieni qui. Ma non serve, è vuoto qui, cioè non c'è, ho pure chiuso la porta. Ciao. Addio. Ok. Perfetto. Che forte, sembra di giocare quasi al pen and paper. Vero. Ho sbagliato ovviamente sempre strada qui. Faccia a me. Ok, ora dobbiamo solo posare le casse di polvere accanto alle rocce. Oh yeah. Allora. Però l'esplosione comunque in ogni caso li danneggia quei poveracci lì davanti. Forza. Parlo col sergente. No, devi posare le casse davanti alle rocce. Ho della polvere nera. Gli parlo, glielo dico così fa sgombrare l'aria, no? Ho della polvere nera esplosiva, potrebbe sgombrare le macerie. Mm-hmm. That's so. Set it near the rubble and ignite it.
That'll blow the drow out. E niente, mi fa partire il dialogo tutte le volte in automatico. Allora, polvere, tacca di polvere nera. Allora, devo lasciarla giù qua o devo... Sì, lanciarla? Sì, la lasci lì accanto. Oddio, magari un po' più vicino però. No. Me l'ha fatta lasciare là. Ah, ok. Sono andato proprio sotto apposta. Vado, eh. Ok, salva prima. Sì, ho salvato poco fa. Via. Boom. Ma quell'intelligentona di Karlach che stava lì davanti? Sì. Oddio, non mi aspettavo. Ah, vedi pure la... Eccoci. Dobbiamo parlare col sergente o aspettiamo che... No, ok, aspettiamo che esce. C'è il dialogo. Finally. Worthless slaves. Your incompetence has been my ruin. Nay, does not fail. Che stronza. Che figlio della mignotta. Io direi... Sì, sì. Questo. Ah, so io, scusami. Pensavo. For the weak true soul. Most curious. Ah, ok, subito così. Che facciamo? Andiamo di Miconide? O di Assoluta? Allora, se facciamo questa, poi parte la battaglia noi contro tutti. Beh, tanti a me punti va esperienza. Anche bene. A me va... Sì, ti sto dicendo quello. Ok. Però... non so quale delle due, però... Assoluta o Miconide? A sto punto, se vogliamo proprio farla grossa, passiamo da questo. Sono venuto per conto del Miconide sovrano, okay. Chiede vendetta. Vai. An overgrown toadstool, yet defy a true soul. Thrym, carve out his heart and serve it to the Rothi. Così poi riprendo gli stivali. Let the absolute save him. Beh, anche questa non è male. Vogliamo subito passare all'azione o ci proviamo a... Anche questo è il tuo momento, Britvar, è ora di farti pagare. E che però è l'altro, giusto? Sì, sì. Anche questa... Ah, forse entra lui in battaglia con noi. Sì, non è male, non è male. Grande. Che figata questi intrecci. You bargained with this wretch. How vexing. Nir is not without mercy, true soul. The rat has given you a chance to earn my favor. Strike him down. Prove your faith. Ma proprio no. Ma direi di no, assolutamente sì. Karlach non approva però. Come? Karlach non approva però. Forse avrebbe approvato non fare niente, Karlach. Però... Allora. Ok, allora tocca a lei. Allora, che abbiamo? Dov'è Nere? Ah, Nere è qui. Ah, non c'è più gli stivali della velocità. Mannaggia. Dov'è Nere? È qui. Qua. Ok, allora io attaccherei intanto anche il sergente perché... mi sa che è forte anche lui. O lei, o loro, o chi, chiunque siano. No, non mi fa ricambiare arma, ovviamente. No, sono un po' pippe questi, eh. Aspetta, oh cazzo. Perché...
ha soggiogato. Oh sì, ce l'ho fatta. Oh, grande. E posso curare qualcuno? Chi è messo male? 34, Carla. 35, Carla. Io però. Ok. Adesso bisogna fargli perdere la concentrazione. E basta un bel colpo. Eh sì. Ok. Ma quante volte attacca, scusami? Per forza gli stivali della velocità. Giusto. I miei stivali della velocità. I nostri. Quelli di Carla. Tuoi, sì, i tuoi, sì. Ok, gli ho fatto un colpo critico, ma non ha fallito, mi sa, la concentrazione. Ma a me no. Ah sì, perché Carla che è ancora... giocata. Ah, ma qua gli si possono anche... Ah, che opportunità di prendere e lanciare la gente fuori. Vero. Di pre... No, maestria della mente, no, anche il mio è soggiogato. Mamma mia, che situazione. Oh, ah, tu eri ieri. Prendo tutto. È morto Nere? Sì. Grande. Sono troppo forti comunque. Oh, meno male, però adesso lei è... in condizioni pietrose. No, perché dai, neanche troppo. Ferite aperte, dai. No, perché la vedo accasciata, per quello che dico. Ma dove va questo? Ah, ok, è nostro lui. Ok, ok. Sì. È amico nostro. Allora, io curerei un po' tutti, Oh, yes. E poi ti farei anche questo. 50 punti ferita. E ripeto, ah, 50. Mazza, 50 punti per infliggere ferite. Eh sì. Infliggere ferite va sempre bene. L'hai lanciata al massimo del livello? Sì. Vabbè, abbiamo... Chi è che ha lanciato fuori me? Sì. Camignotta! Sei volato tipo... tipo, non so... E come si fa ora? I don't know. Allora, magari salva su un altro slot. Oh, a parte che... No, non salvo, vediamo come funziona. Esatto, vediamo... se magari ci fa... Beh, però io se ti curo adesso... Comunque tu hai un turno per saltare fuori da lì, no? In teoria. Non lo so se sono proprio morto, morente. No, non sei ancora morto. Sei allora morente. Allora magari sì. Drar, maestro, corsa... Ma no, questo è forte comunque. Allora, vediamo da qua... faccio questo troppo pesante, mannaggia, no, e allora niente, facciamo questo. Ma io non ho ancora finito. Ok, provo a curarti, vediamo che succede. Con...
Però questo non è che sia proprio... No, per forza con questo, perché non è che posso venire lì a toccarti. Ok, prova a saltare o a spostarti con... con passo lesto. Il problema è che sono fermo su Karlach. Ah, forse perché è l'ultima che ha agito. Wow, 18 tanti. Mo spinge fuori anche me, guarda. Oh, dai, è morto. Dai, dai, dai. No, niente, mi ha rifatto i danni prima che potessi fare qualsiasi cosa e... Cioè, o me lo lancio a un livello più alto... No, non ce l'ho più. E allora... niente. Vabbè, si torna all'accampamento e ti resuscitiamo da lì. È quello che volevo dire prima io, se si poteva far quello, sì. Se no... Oh, se vuoi rifacciamo tutto il combattimento, eh? No, è anche, secondo me, vediamo anche che cosa succede, che cosa... Sì, anche, sì, magari sì. Mi sblocca qualche cosa, magari, che ne so... Non so se hai dei malus, boh, non c'ho idea. È tutto da vedere, quindi... Ma che fai? Mi manchi così un... Eh? Eh? No, che ha fatto? Ha lanciato il nano fuori. Che faccio? Ti ricuro? Se riesci, sì. Tu dici magari fai qualche tiro salvezza, che ne so. Oh. Grandissimo! Mamma mia, ragazzi. Ma questo è stato un combattimento epico, eh. Oddio, hai elettrizzato l'acqua perché ci sei messo sopra. Non mi posso chiaramente curare. Vabbè, però almeno sto qua. dialogo. You see it? Cockstench had a regular in his skull. All the more reason to clear out. Clan, grab your gear, wipe your asses. Time I scrammed before more pricks from Moonrise Towers move in. Mm. E gli schiavi? Clan property. They come with us. No. No. Beh, intimidire stavolta, direi. Io sono ancora giù, visto che lo so, ma io purtroppo Va bene, visto che ha fatto tanto il gradasso, ma poi è anche competenza. Sì. Won't hear me argue. Your mouth's got the might to back it. Ah, beh, fai meno il gradasso. Grandi, abbiamo salvato pure i gnomi. Grandi, mamma mia, ragazzi, cioè è veramente occhio Mr. Holtings. Dash è già pronto a lottare il cadavere. No, il no. Sergente Trin dovrei essere più veloce di lui. The way I hear tell, some prick there calls the shots. The general near called him, and there ain't no way I'm sticking around long enough to meet him. Someone's gone picking my pockets, you chap. Ma vaffanculo, no! You want coin? There's plenty of corpses to sack. Il bello, il primo. Però non vorrei poi tirare troppo la cinghia. Ma no, ma chi se ne frega? Ma che, sono bastardi e basta.
Sì. Che dici, vado? Ma va bene, dai. Dai. Forse abbiamo esagerato. Ma tu sei proprio morto nel frattempo. Per forza, non mi ha tirato su nessuno. Quello che ti dicevo. Ma potevo uscire dal dialogo? Non lo so. Allora, beh, c'ho la pergamena. Beh. Abbiamo tirato troppo la cinghia, mi sa. Aspetta. No, non me lo fa lanciare questo per... Ma tu dov'è che stai nel frattempo? Io sto qua. E non mi puoi utilizzare la pergamena per rianimarmi? No, no, sì. Che almeno... Passamela. No. Ma questo qui ce lo dovresti avere anche tu, aspetta. La pergamena no. Vabbè, questa è qui, pergamena di rinascita. No. Com'è l'icona? Te l'ho passata adesso? No. Allora, dov'è? Oh, qua in mezzo a tutti sti cadaveri. Allora, quindi facciamo così, lei. Che cosa... Cosa avevo? 5... Roma Rocky. Ah, sono queste. Sì, sì, è vero, ce l'avevo. Sì. Eh no, io perché mi aspettavo un'icona diversa. No, no, non era Gnorri, assolutamente. Ma poi, cioè, okay. Sono oggetti di tutti, non è che me li tengo. Quindi, lei... Aspetta che... C'è ancora del movimento. Avvicina. Che botta. Non me lo fa usare. Il bersaglio... bisogna ammazzare quello che fa silenzio prima, mi sa. Ma non è che devo toccarti per questa cosa? Non ho idea. Può essere. No, 9 metri dice. Però forse perché sei dentro, era... sei dentro la, era la cosa. Sono dentro l'area di silenzio. Che palle. Che è questo qui che... Troppo pesante per lanciarlo, e allora... Uno. Wow. Due. Wow. E tre. Madonna, Carla. Ho detto, Karlach ripara, Karlach sostituisce. Aia. Fanculo. Abbiamo perso... Anche coso. Ma chi è di questi? Che ormai sono due, quindi... Sarà questo Tud. Affanculo, va. Pure il tiro salvezza. Fanculo.
Quindi è lui che fa questa. Eh sì, concentrazione, infatti, è lui. Morgal, Io devo andare assolutamente a tirar su Astarion. Lui sì, chiaramente. Cosa? Lui sì che chiaramente si va subito a tirarlo su. Ebbene, non è ancora morto. Tu sei morto, tu ormai sei un cadavere, quindi possiamo anche... Eh certo. Sono contento di aver sterminato sti stronzi, perché erano veramente delle merde. Allora, beh, Karlach ha fatto. Però adesso non c'è più silenzio. No, no, vabbè, ti resto col prete, chiaramente. Curatevi anche perché... Tanto non ho nulla. Ah, ok. Ma che vuol dire scegli destinazione? Allora, lancia incantesimo. Mister, il bersaglio è bloccato. Ah, vaffanculo. Non capisco che cavolo c'aveva. Ah, ora tu hai praticamente... Niente. Sei fresco come una rosa. Beh, okay, più o meno, buono. Di nuovo il silenzio. Ma dura poco. È concentrato. Niente, Sa quanto è tosto questo. Oh, ci voleva Starion. Dai, grande. Mamma mia, siamo ridotti malissimo. Oh, c'è Barkus qui che... possiamo dirgli, va, mo siete liberi. Allora, Morgal. Veleno Draw e poca altra roba. Allora, io qui ho lottato con Karlach, credo. Poi allora. Ha un po' di roba lui, Sì. Allora, ha un arco, un martello leggero e uno spadone a due mani. Spadone a due mani. Com'è lo spadone? 2 di 6 più 2. Con incantato più 1. Ah, vabbè, più o meno è come quello che ho già. No, meglio. Sì. A quel punto è meglio lascia sterminatore che fa un di 12 più 3 più sì. 1 di 6. Statisticamente fa più danni lo spadone. Perché tirando 2 dadi da 6 ha una media più alta. Però poi c'è un martello leggero che fa un di 4 più 2 più un di 4 di radioso. Allora guarda, io qui ho una spada delle urla che è una spada, ma un di 8 più 3 e un più un di 4 danni psichici. Chiederei al tuo Gotog, perché tanto almeno ha un'arma contundente e un'arma invece. Ah, ok, certo. A seconda delle situazioni è a posto. Ok. Poi ho un pugnale più uno, che è un pugnale più uno, che probabilmente ha di meglio il tuo Astarion. Scavatore del profondo, che è un piccone da guerra, colpisci un bersaglio con quest'arma per renderlo frantumato. Non lo so esattamente, secondo me fa un di 8 più 3. Ho un anello della forza assoluta, tempesta dell'assoluta. Wow. Se possiedi il marchio dell'assoluta, i tuoi attacchi infliggono un danno tuono, un danno da tuono extra. Se hai... Ah, il marchio dell'assoluta ce l'ha soltanto... Ce l'hai tu. Mr. All Things. Ciao Romarocchi, sì, penso che staccheremo tra poco, quindi in caso buonanotte. Buonanotte Romarocchi. Grazie della compagnia. Prenditi gli stivali. Allora, sì, gli stivali li ho già presi. Ecco.
E poi ho la calotta della collera, ultimo baluardo. Quando inizi il tuo turno di un combattimento, mentre possiedi il 50% meno dei tuoi punti ferito, tieni collera per due turni. Ah. Che era quello della, dell'armatura che... Allora, al momento ho un elmo che mi dà costituzione più uno, va bene, tanto non mi dà punti ferita in più. E poi, ah, qua ho un martello leggero, roba scudo di legno, quadrato. Vabbè, qua è tutta roba. Wow, stivali della notte, semidistrutti. No, come se mi però sono semidistrutti, credo che li avesse. Ah, ok, non sono i tuoi. No, no. Ok, ok. E si fanno passo velato. Va bene. Allora, parliamo con Aspetta. Questa Bacchus Ruth mi sembra una che conta. Io, a me è partito un filmato, non so se anche a te, eh? No, a me no. Ah. Ok. Ah, ok, no, niente, scusami, è che stavo cercando di lootare questo, ma mi stanno osservando, quindi niente. Ok. Dove cazzo vai, Astarion? Qua. Ok. Con chi è che dobbiamo parlare? Ma io parlerei con questa, vediamo. Wait. Is that a bruise there? Stop fussing. Well, dialogo, sì. I shouldn't be surprised considering our history. Ma con Karlak? Ah, con Karlak. Vabbè, uguale, dai. Vabbè. Ah, ok, giusto, lui è. Yes. I don't know if you've heard, but some of the Iron Hand gnomes, my friend Wulbrin among them, have been taken prisoner in Moonrise Towers. And so, to Moonrise Towers I go. Vai. Bravo. Prima di tutto, però, se sembri esausto, dovresti riposare al mio accampamento. Ma sì. Addirittura. Siamo gentili, dai. Poi cercherò i tuoi amici io. Mm-hmm. Buona ricerca. Sei realistico, probabilmente il tuo amico è già morto. Sai cosa ci facevano qua giù Wulbrin e gli altri? E gli gnomi Ironhand, riconosco il nome, combattono per il riconoscimento degli gnomi in città, vero? E... Questa credo che poi non ci eviti di rispondere con le altre. Sì, sì. Era fare informazioni in più. Freedom and everything to do with power. I told Wulbrin not to go near them. But did he listen? He did not. Ok. Gli chiedo anche questo. Mm-hmm. Sai cosa ci facevano qua giù? He's lying. Ah. Ma io gli dico di riposare all'accampamento. Però ci stanno nascondendo qualcosa, eh? Sì. Ok. Certainly not. In case you haven't been paying attention, my friend has been taken captive. He needs me. I was unlucky twice. The odds of it happening again are very slim. Then again, a small rest might be prudent. Give me time to think. Che forza. Fine. Show me where to go and I'll try my luck. I'll have a better chance of rest. Mi sembra molto saggio come decisione. Basta che non ci saccheggi il nostro accampamento. Thank you. Grande. Dunque... ci andiamo anche noi all'accampamento, quindi. Sì, sì. Poi così la prossima volta andiamo diretti a portare la testa di Nere. Assolutamente sì. Allora, però raccattiamo la roba che possiamo. Allora, io qui ho lootato il più che potevo, il più che potevo. Oh. Inventario dello schiavista. Salsicce secche di maiale. Oh.
Costato di maiale. Che strage abbiamo fatto. Oh, c'è un girino, a chi toccava? A me? Sì, a te. Girino. Allora, sovraccarico psionico, trasferimento di salute. Deflagrazione concentrata, mi piace. Devo fare con lui, chiaramente. Che forte. Allora, il trasferimento di salute, devo dire che... Sì, non è male, soprattutto per un chierico. Non è male, l'abbiamo provato, non è male per niente. Sì, mi piace molto come scelta per un chierico. Andata. Oh, sta qua. Perché non lo puoi raggiungere? Però non me lo segna, perché? Che senso, non te lo segna? Non mi mette l'iconcina? Credo che dobbiamo fare il riposo. Ah, no, ce l'hai. È di fianco a scatto, sopra il martello, dato in testa. Oddio, perché me l'aspettavo rossa. Pardon. Bello. Provo subito. Oh, ma guarda! Stai vedendo l'animazione? Sì, è proprio figo, cazzo. Figo, ragazzi. Curo te, eh? Mamma mia! Figata! Comunque, perché io essendo orco ne ho parecchi di punti ferita. Dai, io curo te. Ah, ce l'hai anche tu? Sì. Ah, ma dai. Voglio parlare con i morti, lo vogliamo lanciare per parlare, sì, con la sergente Trin? Oddio, sì, ti prego! No, il cadavere è troppo danneggiato, però me lo fa con anziano Britvar. E che non so chi è. Vediamo, sennò nemmeno io. Allora, vediamo. Con Tud è mica il capo? Può essere. Era Tud il capo, no? Sì, può essere. No, neanche lui è troppo danneggiato. Vabbè, io però lo uso su anziano Britvar, allora. Sì, sì. Giusto perché almeno lo vediamo, ecco, dialogo. No. No. No, niente dialogo. Non ha nulla da dirci. Vabbè, niente. C'è altro da lottare. Allora, vediamo. Portiere del viaggiatore. Che figata. Vabbè, spadone, Morningstar, li lascio. Fatto il fatto che tanto ci siamo liberati un po' inventario, possiamo anche prendere tutto. Sì, sì. Giavellotto. Che salsicce secche che non me le fa prendere. Vabbè. E... secondo me abbiamo fatto. Perché non credo ci siano loot da altre parti. No, non credo. Dai, andiamo all'accampamento così poi... Ok. Puoi andare a letto, insomma. Puoi andare al tuo accampamento anche tu. Sì. Ok. Abbiamo nell'accampamento il Durgar massacrato. Ok, va bene. Dormo. Aspetta. Vabbè, tanto te li puoi preparare anche dopo. Dormiamo, dov'è? Ah. Ok. Ah, scusa, io tanto devo andare sul libro degli incantesimi. E vediamo. No, ok, ho visto male. No, come non detto. Lo gnomo c'è? Non lo so. Eccolo là, c'è. No, per essere sicuri che magari non ci avesse giocato qualche tiro storto, ecco. Ah, è già tornato Romarocchi, quindi. Ehi, rieccoti.
Io l'ho sbloccato poi quello che ti fa fare il riposo solo con, con l'alcol. Davvero, stupendo. Sì, sì. Vabbè, bambini non lo fate a casa. No, no, bambini no, assolutamente. Salvo, eh? Ok. Allora, dov'è che stava il gnomo? Ah, eccolo. Provo a parlarci, ma non credo che mi dica nulla. Mi ringrazia. Well appointed, not too crowded, perfect for thinking, and I've been doing just that. Mm. It's about Wulbryn. We know he's been taken to Moonrise Towers, and we know I'm going to save him. The problem is this: a preponderance of evidence that I am a terrible adventurer. I'm not sure I should trust Wulbryn's fate to, well, me. Beh, glielo direi a sto punto. Sì, sì. You've done so much already. I'm hesitant to prevail upon you again, but I can't risk recapture. I barely escaped last time. You'd do it then. You'd look for him. That's very decent of you. Thank you. There's something else you should know. Ah, ecco. Vediamo un po'. Rune powder. Do you know what it is? Until very recently, I thought rune powder was a myth. A substance so powerful it could fell a city. A nation. The Iron Hand gnomes have proven the impossible. Rune powder is real. And they have it in their possession. Wow. Hmm. No, no, il riposo con l'alcol l'ho fatto io oggi pomeriggio, o ieri, non mi ricordo. Nella tua run se n'è andato semplicemente, ma forse perché lo avevi, diciamo, un po' ignorato? Ah, non hai avuto modo di farlo venire da te, ok. Ah, ok, strano. Chissà perché. Chissà come mai. Destruction. The only thing it's good for. But destruction of what? Well... I'm hoping Wulbryn will be able to tell us. I shouldn't have let him drift away. Shouldn't have let that lot get their claws into him. Now more than ever, I need to find him. We need to find him. He's the only one I might be able to speak to sensibly. Okay. Io le chiederei questo. Sì, intanto questo. The area around it is, well, cursed. Terrifyingly so. I did hear something interesting, though. There are shades that plague the path to the towers. Shades that fear not steel, but light. Dwergar, who mentioned it, sounded truly traumatized. It's almost amusing. Allora, questo non è un cattivo ragionamento questo, però, eh. Perché invece che concentrarsi su di lui, magari è morto, potremmo... Allora, secondo quelli... me se tu fai così poi ci va da solo. Sì, poi lui se ne va e... Vabbè, intanto noi comunque ci andiamo, lì. Sì. Se lo troviamo lo salviamo, I quindi. Sì. But neither of us deserve that. Ti bacerei, ma non credo che nessuno di noi se lo meriti. Vediamo un po'. Vabbè, questo possiamo chiederglielo. I suppose I'd be very, very sad. Then, after a while, I'd find whoever killed him and put a smoke powder bomb in their trousers. Alchemist. Tinkerer, adventurer, curmudgeon. I wear many hats, most with great enthusiasm. Thank you for noticing. Va bene. Ok. Va bene, io salvo. Stasera pure abbiamo spaccato. Mamma mia. Come si suol dire. Bisogna dire che non c'è veramente una sessione di gioco in cui non venga fuori qualcosa di
di nuovo entusiasmante che si possa fare, ecco, è vero, quindi... davvero profondo e molto, molto, cioè da quel senso proprio di libertà. Sì, sì, è vero, è, alla fine è praticamente un open world. Cioè, sei libero. Sì. L'atto 1 è enorme, ma me ne sto rendendo conto, mi sto anche spaventando, perché cioè, se l'atto 1 è così lungo... Cioè, noi... e non si è fatto tutto. No, noi stiamo giocando perché... da 20, 21 ore. E c'è tanta roba da scoprire ancora. E da quello che ho letto io sono circa una trentina di ore ciascuno per atto. Quindi praticamente è un GDR solo l'atto. Tu alla fine eri a 70 ore, wow. Che poi, ma 70 ore, aspetta, no, io ho solo ho preso in considerazione la durata di questa run, di questa campagna, perché anch'io ne sto facendo un'altra parallela e di gioco starò a 50-60 ore in tutto. Io parlavo di questa campagna proprio. L'atto 2 è quello più piccolo, ok. Un hai tolto già quell'altro, ok. Un atto da 70 ore, poi no, che ci voglio. Va bene, con questo io vi auguro la buonanotte. Grazie di essere stati con noi, grazie Romaroghi di essere rimasto fino alla fine, grazie a tutti e ci vediamo domani sul canale di Pietro per continuare le nostre avventure. Ciao, a buonanotte. Domani. Ciao.